Eccoci qua, quarto giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda l'atletica leggera ed è il giorno della finale dei 100 metri maschili. Devo ancora, ecco, organizzarmi per quanto riguarda la reaction, centrare il video. Come sempre non posso mettere più di 3 o 4 secondi di live, motivo per cui certe volte rischio di rendere un pochino più difficile il modo col quale seguiamo queste competizioni, ma è bello e comunque importante essere qua, quindi sono contento di essere presente anche per quanto riguarda la giornata di oggi. Ovviamente l'evento clou è quello della finale dei 100 metri maschili, ma abbiamo ancora anche altre cose interessanti pure per quanto riguarda la nazionale azzurra. Recupero dunque quello che è il calendario delle gare, l'ordine delle gare. Cominciamo tra pochi minuti con le batterie dei 400 metri maschili con Re e Sito, che abbiamo già visto impegnato ieri ad esempio nella finale della 4x400 mista. Abbiamo anche alle 7.55 la finale del salto in alto femminile con grandissima favorita Jaroslava Maučić, che l'avete detto pure voi nella mezzo scap, ciao sia Cap che Pietro. Per questa che è forse la più importante delle giornate olimpiche per l'atletica leggera. Alle 8.05 abbiamo le semifinali di 100 con Ali e Jacobs, e qua avremo delle indicazioni molto importanti per quanto riguarda il possibile podio di Jacobs, che non è per me così impossibile come dicono altri, ed anche quelle che sono le quotazioni di Thompson, Lyles, Curley, Bednarek, tanti Stati Uniti sugli scudi in questa disciplina. Alle 8.30 la finale del martello maschile, alle 8.35 le semifinali degli 800 metri femminili, dove purtroppo non avremo né Bellone né Coiro, entrambe che non sono riuscite a passare il turno di ripescaggio. A farlo invece nei 1500 metri maschili, che vedremo alle 9.10, sono riuscite a farlo sia Meslek che Riva, che dunque sono insieme ad Arese in questa importante prova che determinerà l'accesso in finale anche della gara clou del mezzo fondo maschile, almeno per opinione personale. Chiudiamo alle 9.50 con la finale dei 100 metri, dove probabilmente le tribune, gli spalti dello Stadio Olimpico di Parigi esploderanno e forse avremo anche qualche amico che non ci segue spesso che vorrà collegarsi proprio per l'occasione. Ieri, come dici tu Pietro, la giornata è stata purtroppo deludente. Ovviamente la cosa più bruciante per noi è stata la situazione nel getto del peso maschile con Fabbri, che non ha potuto dare il meglio di sé per il primo lancio nullo, comunque superiore ai 22 metri, e per il fatto che quando aveva finalmente incominciato ad ingranare aveva anche cominciato a piovere e i giudici non hanno deciso di interrompere la manifestazione, e quindi anche gli altri atleti non hanno avuto modo di migliorarsi molto verso i tre quarti di gara. Soltanto alla fine un po' si sono ripresi, ma ovviamente questo ha congelato la manifestazione e reso tutto più difficile. Stamani, nel minutino che mi resta prima dell'inizio delle batterie dei 400 metri maschili, abbiamo invece avuto delle buone conferme da parte di tutti gli atleti presenti per quanto riguarda la nazionale italiana, in quanto abbiamo avuto le qualificazioni superate con successo da Sara Fantini nel martello, la vedete nell'ottavo posto generale, Summary, con 72.40. Abbiamo avuto anche la qualificazione di Simonelli nei 110 metri ostacoli, partito molto bene, era in testa la sua batteria, poi ha deciso di rallentare leggermente e per questo motivo è stato ripreso da Jason Joseph, 13.26, e inizialmente era dato indietro a Shunsuke Izuima, quella che è in tutti gli effetti come livello medio la più forte delle batterie di questa gara, poi è stato rimesso davanti, ma poco importa perché vedete è con merito tra quelli che si giocano la gara, e in questa gara ha dato grandissima impressione a lui. Parlando di ostacoli, un'impressione positivissima l'hanno data anche Femke Bol e McLaughlin nei 400 metri ostacoli femminili. E poi l'altro azzurro che si è qualificato nel lungo maschile, abbiamo Mattia Furlani, 8.01, quindi tra i 6 che hanno realizzato più di 8 metri nella gara di qualificazione del salto in lungo maschile.
Dicevo che stanno per partire 400 metri maschili, le qualificazioni. La prima batteria con Sato Bailey per gli Stati Uniti, dunque un atleta di tutto rispetto, anche se il meno favorito degli statunitensi. Ingvaldsen per la Norvegia, Watkin per la Giamaica e subito anche il recordman europeo Matthew Hudson-Smith in corsia numero 6, che ha preso il via insieme agli altri in questo momento, Okezie per la Nigeria e Porolilko per l'Ucraina. Quindi ancora nessun azzurro in questa che è la prima batteria dei 400 metri uomini, una batteria dove è partito molto bene Hudson-Smith, cerca di stare a ruota anche se con relativa distanza Watkin per la Giamaica in corsia numero 5 e viene su anche Bailey adesso alla fine della curva prima dell'ingresso nel rettilineo finale. Sono dunque Bailey e Hudson-Smith in testa. Bailey ha una maggiore frequenza rispetto al britannico che sembra veramente in controllo, uno stile sopraffino per colui il quale va in questo momento a vincere in 44,79 e una facilità di tutto rispetto. Quindi Hudson-Smith, se ce n'era bisogno, si conferma come favorito per le scene europee in questa gara dei 400 metri e stiamo a vedere quello che riusciranno a fare Norman probabilmente per gli Stati Uniti come avversario principale, ma si tratta di una disciplina nella quale si vedono i ricambi generazionali o anche i ricambi al vertice, quindi potrebbe tornare nel continente europeo il titolo olimpico dei 400 metri e l'Inghilterra in queste discipline ha sempre dato tantissimo. 400 metri uomini, 1500 metri uomini, Regno Unito che è sempre stato sugli scudi e potrebbe tornarci con Hudson-Smith, come abbiamo visto. Pietro, io le gare le sto seguendo su ZDF, ZDF.de, il sito della televisione tedesca che permette di seguire veramente bene tutto, perché ti permette anche di selezionare gli streaming degli sport che ci interessano. Penso che voi che seguite tramite la Rai abbiate in questo momento i fari puntati sulla finale del tennis, del doppio del tennis, dove fortunatamente stanno recuperando Paolini ed Errani, se non sbaglio. Le due che potrebbero dare un oro all'Italia, sarebbe il settimo oro per l'Italia a queste Olimpiadi. Speriamo bene e magari ci tengo anche un occhio, ma fate prima scrivere voi nella chat quando arriverà il punto decisivo e nel caso arrivasse questo oro lo festeggeremo insieme. Esatto, Bob, grazie per essere anche tu qui presente, un nome relativamente nuovo. Ne approfitto per dirvi che esiste questa cosa chiamata Mezzos Cup, ovvero una specie di gioco interno che facciamo tra noi nello scommettere quello che possono essere i favoriti delle varie gare che vivremo oggi. Oggi abbiamo tre finali, la finale del lancio del martello donne, del salto in alto donne e ovviamente dei 100 metri uomini. E avete circa una mezz'oretta di tempo per, se non l'avete ancora fatto, indicare i vostri favoriti e i possibili tempi o misure o punteggi dei favoriti in base a quanto arrivate vicino a risultato effettivo. Stasera compilerò la classifica e li pubblicherò come post. E in questo momento in testa è l'Alce che corre, che nonostante non abbia partecipato alla prima giornata è riuscito a fare tanti punti nella seconda e nella terza. Io sono da quelle parti, ma non davanti, e stanno venendo su tanti altri che probabilmente, considerate le cattive previsioni che ho fatto nei giorni scorsi, mi supereranno. Quindi staremo a vedere. Ora vi ricondivido un'altra volta il link per partecipare alla Mezzos Cup nella giornata di oggi e poi quando chiuderemo le votazioni sarà sempre bello vedere quelli che sono stati i vostri voti e quindi tracciare un po' il bilancio di quelle che sono le attese di queste competizioni, mentre le atlete del salto in alto donne stanno già per fare il loro ingresso in pedana. Quindi il link è qua. Fabrizio, grazie per aver risposto a una domanda che mi ero perso da parte di Ermondo. I ripescaggi sono dai 200 metri in su fino ai 3000 siepi, se non sbaglio. Io continuo a essere dell'idea che non siano tutta questa grande trovata. Ad esempio, belle che abbiamo di nuovo della partita Meslek e anche Riva insieme ad Arese per la semifinale dei 1500 metri
ma questi due che hanno partecipato al turno di ripescaggio hanno sulle gambe una gara in più, hanno già gareggiato ulteriormente nella serata di ieri e adesso dovranno veramente raccogliere le energie rimaste per cercare di dare il meglio a distanza di un giorno. Qua si vede Marcel Jacobs, la preparazione di un atleta al top e il riscaldamento di un atleta al top è lunghissimo, quindi mi immagino che siano già parecchie ore che è lì nella pista di riscaldamento antistante allo stadio olimpico. Si iniziano a vedere delle facce interessanti. Noah Lyles, che quest'anno punta senza mezzi termini a fare il Bolt della situazione, a vincere sia i 100, impresa un po' più difficile, i 200 metri, dove invece potrebbe addirittura insidiare il record del mondo di Bolt, e la 4%. Pietro, sono totalmente d'accordo con te sul fatto che i ripescaggi siano una cavolata, ma queste sperimentazioni sono la direzione dell'atletica leggera in questi ultimi anni. Tra l'altro il prossimo anno ci saranno delle sperimentazioni su gare di salto in lungo senza pedana di stacco, quindi si salterà semplicemente in un'area e si prenderà la misura a partire da dove tocca il piede, a dove arriva l'atleta sulla sabbia, e ci saranno anche delle nuove manifestazioni in futuro. Il prossimo anno probabilmente prenderà piede una manifestazione che è un po' un All Stars, coloro i quali sono arrivati sul podio agli europei, agli olimpiadi, ai vari campionati continentali, ai campionati mondiali, saranno tutti iscritti a questa manifestazione che si terrà probabilmente a fine stagione. Hai fatto 10 punti finalmente il mondo dopo due uscite non felici come scommesse, quindi sei tornato anche tu della partita per poterti prestigiosissimo prestigiosissimo premio di migliore scommettitore, di migliore esperto d'atletica, diciamo, per il canale del Mezzo Fondiere. Il tuo voto l'ha dato a Thompson, io non sono convinto di Thompson. Tra l'altro, molto particolare che nei 100 metri maschili, a differenza del salto in alto dove tutti hanno votato Maučić, ci sia assoluto, come dire, caos, assoluta anarchia. Tutti hanno votato un nome diverso. Per quanto mi riguarda, il mio voto è andato a Curley, che vedo più solido di Lyles, ma ovviamente qua il trucco sta nel carpire i segnali prima ancora delle semifinali, perché a quel punto sarà chiusa la votazione, magari le semifinali ci daranno già degli indizi in più. Allora Fabrizio, giustamente andiamo, rifocalizziamoci sui 400 metri maschili, perché è interessante analizzare i risultati e avere un'idea di quelli che sono i tempi necessari per la qualificazione. Sito sarà nella terza batteria, la seconda che sta per partire ancora non ha un azzurro, e per Re dovremo aspettare, se non sbaglio, la quinta. I risultati della prima sono questi: 44,78, 44,89, 45,46. Si diceva che esistono comunque i ripescaggi, dunque sono tempi assolutamente indicativi, però ci possono dare un'idea di quanto forte possono andare su questa pista di nuova generazione, nuovissima generazione della mondo, gli atleti. Questa batteria che sta per prendere il via, invece, ha come pezzo da 90 principalmente Michael Norman per gli Stati Uniti, che gareggia in corsia numero 6. Con lui abbiamo Keban Shipi del Botswana, Joseph invece per Santa Lucia, mi sembra, a giudicare dalla maglia, Molnar per l'Ungheria, Bailey per la Giamaica, Zambrano per la Colombia, che ai scorsi campionati mondiali, credo di 2 anni fa, se non sbaglio, stupì con una medaglia, Ibrahim per il Qatar e Richards per Trinidad e Tobago. Quindi tra qualche istante vediamo anche questa seconda batteria. Poi, considerato che appunto non ci saranno attualmente, ecco, i ripescaggi per tempo, in questa primo turno di gare dei 400 metri, per Luca Sito non c'è la certezza di farcela anche solo avvicinandosi ai 45, perché nonostante non ci sia la punta, nella sua batteria dei 400 metri ci sono tanti atleti intorno ai 45 secondi, quindi stiamo comunque attenti, allerta. Qualche istante però e parte la seconda delle batterie dei 400 metri, partenza in questo momento, ce la guardiamo con attenzione, con Norman nelle corsie centrali,
Norman che non ha preso il largo dopo 100 metri dal via, molto più forte all'esterno invece ad esempio Ibrahim del Qatar, molto attardato invece sembrerebbe essere Zambrano, quindi si sta svegliando in questo momento Norman si sveglia ai 150 dalla conclusione, lo segue al passo anche Bailey, non è lo Zambrano di qualche anno fa sicuramente, e sono in tre in questo momento affiancati sul ritirino finale, Norman che sta spuntando in testa, Richards e poi Ibrahim, dovrebbero essere questi, però attenzione anche alla corsia interna, il traguardo è tagliato per primo da Norman, poi dovrebbe esserci Richards e poi all'interno forse Michael Joseph per la terza posizione, no. Si tratta di Kebina Tsipi per il Botswana, un nome relativamente nuovo. I tempi ufficiali di questi della seconda delle batterie sono, come vedete qua, 44.10 per Norman, 44.31 per Richards, 44.45 per Kebina Tsipi e poi Ibrahim, che ha perso un po' nel ritirino finale, Bailey, 44.68, 66 invece il catarense, Molnar 45-24, Zambramo 45-49, Joseph 45-69. Vedete, uno degli svantaggi del fatto che non ci sia ripescaggio per tempi è che ci può essere tanta variabilità tra una batteria e l'altra, e questa è stata nettamente più forte a quella precedente. Fare un 44-10 così, e uno sguardo agli ultimi metri di Norman, sì impegnato ma nemmeno troppo, ci può garantire un tempo in finale che può avvicinare i 43 secondi, non certo 43 basso come il Van Niekerk del tempi d'oro ci poteva dare, ma quantomeno un 43,5. Si va comunque forte. Tra poco abbiamo anche la terza delle batterie, 5 minuti circa, e ci godremo Luca Sito. La storia di questo giovane azzurro, classe 2003, è una storia di uno, come tanti tra l'altro del panorama italiano, che cresce, va agli onori della ribalta facendo dei tempi notevolissimi per Luca, però è arrivato a Roma addirittura il record italiano e forse tirando un po' troppo in semifinale, per questo precludendosi la vittoria a un campionato, di una medaglia ovviamente, non la vittoria assoluta a un campionato europeo. Qua ha già corso però due volte la 4x400 mista e questo sicuramente potrebbe un pochino inficiare la prestazione di oggi. È un atleta che tende a sopportare piuttosto bene i turni, almeno così era successo fin quasi all'ultima gara che per lui contava a livello individuale, cioè 400 metri. Adesso appunto viene dalla finale dei 4x400 mista corsa ieri, l'Italia in quell'occasione è arrivata sesta, per via della squalifica della Francia, comunque circa 3-4 secondi dalle medaglie che contano. Vi ricordo di ieri la vittoria con un recupero incredibile da parte di Fenke Boll negli ultimi metri a superare gli Stati Uniti che il giorno prima avevano realizzato il record del mondo. Cina oro nella 4x100 mista maschile nel nuoto, Pietro, perché c'è anche un'altra cosa da seguire, oltre al tennis e all'atletica leggera ovviamente. C'è Paltrinieri nei 1500 metri se non sbaglio, quindi come sempre, chat, se c'è l'occasione, allora viviamoci anche questa importante gara. Tra l'altro mi sono reso conto di essere circa un minuto in ritardo nella diretta, quindi purtroppo ho seguito sito leggermente in ritardo. Esatto. Paltrinieri al Gento. Grazie, Pietro. È ovviamente ho difficoltà a seguire tutto. Però sono contento che sia una chat molto più brillante rispetto ai giorni scorsi, quindi grazie a, come dire, l'incrocio tra il mio lavoro e il vostro possiamo avere il polso della situazione. Ma ora sono veramente curioso, quindi provo a mettere in un'altra scheda il tennis, aspettando sito. Allora, nel tennis, fatemi fare questo piccolo excursus, perché stanno per vincere l'oro nel tennis, a questo tie break. Eccolo, è arrivato l'oro nel tennis. Ditemi di no. Raga, forse non so abbastanza le regole. E spero di non averla gufata. Però attualmente siamo 1-1 e poi 8-5 al tie break, dovrebbe essere così, vero?
pochi istanti, intanto prima della batteria di Sito, Ermondo, stavo dicendo precedentemente che Sito si trova in una batteria da livello medio relativamente in alto e quindi questo potrebbe un pochino fregarlo. Allora, voi tenetemi aggiornati sul tennis, perché adesso bisogna veramente passare ai 400 metri maschili. Viene presentato Pilley in corsia numero 6, gli altri, assieme a Sito, protagonisti di questa terza batteria dei 400 metri sono in corsia 2 ancora Botswana con Ndori, poi lo Zambia con Samukonga in 3, Krsek per la Repubblica Ceca in 4, Bredau per la Germania in 5, dicevo appunto di Pilley che di personale ha 44-31, Dylan Borlé, il più giovane degli agonisti fratelli Borlé, ci sono anche stati i gemelli di altissimo livello, adesso per età sono scivolati indietro e credo anche al di fuori dal professionismo. Luca Sito in corsia 8, il suo recente primato italiano in 44-75, e Nakajima per il Giappone 45-16. Thomas, ciao Thomas, spero che te la passi bene. La diretta la sto vedendo sul sito zdf.de. Zdf.de è la televisione tedesca, quindi con il VPN riesci a prenderla. Io lo faccio direttamente perché attualmente sono a distanza in Germania. Zdf.de, VPN Germania, e tutto va come bere un bicchiere d'acqua. Si possono selezionare gli streaming delle varie gare. Kevin ha fatto la staffetta mista in batteria, grazie per l'informazione Fabrizio. Quindi abbiamo ancora i Borlé sulla cresta dell'onda, diciamo così. Anche se non fortissimi come in passato quando si prendevano medaglie europee. Si è visto per un attimo Luca Sito sui blocchi, pochi istanti, e siamo anche in batteria 3 dei 400 metri maschili. Gara partita in questo momento. Fortunatamente non è in corsia numero 9, quindi ha comunque riferimento di Yuki Joseph Nakajima, il giapponese di personale 45-04. Luca che è partito piuttosto forte, non è uno che ha paura di metterla giù dura nei primi 200 metri, 200 metri passati intorno ai 21.4, 21.8. Adesso vengono su anche altri, soprattutto il favorito di batteria Lyth Pilley per il Sudafrica, ingresso nel letterino finale che vede Sito a lottare per la terza piazza proprio con Pilley. Davanti ci sono Samukonga e Ndori sia per Botswana che per Zambia. Luca Sito che è lì per prendersi la terza piazza, davanti anche atleti più favoriti. Sito arriva in terza posizione e avanza in semifinale nei 400 metri maschili. Una bella gara da parte di Luca Sito. Andiamo subito a quelli che sono i risultati di questa batteria: 44-99. Quindi un ottimissimo tempo da parte dell'italiano, che è praticamente alla sua seconda miglior prestazione di sempre. Perché oltre al 44-75 dei campionati europei, non era ancora sceso un'altra volta sotto i 45. Quindi ottima gara da parte di Sito, ed è arrivato in questo momento anche l'oro per Errani Apollini nel tennis. Forse riesco a farvi vedere le celebrazioni, e quantomeno questo. Quindi le azzurre del tennis portano un oro all'Italia, un doppio che fa il paio con il bronzo conquistato invece nella giornata di ieri per Musetti, il maschile individuale. Ho visto prima di questa diretta atletica anche l'oro di Djokovic, ancora una volta al tie break con Alcaraz. Quindi, nonostante l'assenza di Sinner, un ottimo tennis e una spedizione azzurra in questo sport che ha portato un oro e un bronzo. E speriamo che arrivino a questo punto medaglie anche per l'atletica leggera. Vi dicevo dei tempi dei 400 metri. Sito non è uno dei favoriti per la medaglia, ma quantomeno può ambire a migliorare il suo primato. Aspettando la batteria 4 e la 5 con Davide Re, i risultati ufficiali che vedono appunto Samukonga davanti con 44-56, Ndori 44-87, Sito 44-99, Bredau 45-07, Borlé 45-36, Nakajima 45-37, Pilley che è letteralmente esploso nell'ultimo rettilineo 45-60 e Krsek per la Repubblica Ceca ultimo in 45-71. E che bella differenza appunto con la prima batteria, perché, e a sto punto la prima batteria andrà vista in un'altra pagina che cercherò di caricarvi.
La prima batteria, praticamente, il terzo arrivato sarebbe arrivato penultimo nella seconda e terzultimo nella terza. Quindi è stato veramente un jolly per Ingvaldsen, per la Norvegia, partecipare nella terza batteria, nella prima batteria. Ora però anche la tattica aveva il suo contributo, Pietro, esattamente, dopo il flop di Fabbri. Ora più che flop, io ho letto l'intervista di Fabbri dopo la gara di ieri, un Fabbri sconsolato, ma intanto rivolto al futuro. Sa che il suo livello è cambiato rispetto agli scorsi anni, ma soprattutto un Fabbri che non recrimina le condizioni esterne, trova in se stesso, ecco, l'impulso di migliorare. Ormai parecchi anni fa mi sono interessato alla tattica leggera, vista anche dal punto di vista della psicologia, la psicologia dello sport in generale, e uno dei concetti chiave è che per poter migliorare, per poter crederci, bisogna sempre avere l'idea di avere il controllo della situazione, o quantomeno che le cose siano, come dire, tua responsabilità. Ecco, il non lamentarsi di condizioni esterne è segno di grande maturità e soprattutto ti mette nel mindset giusto per poter fare volta a volta i passi in avanti necessari, anche se nel caso di Fabbri sono state proprio le condizioni esterne che non gli hanno permesso di brillare. Ma appunto, non deve pensare a questo, deve guardare avanti e a quello che può fare con le sue braccia e con il suo peso. Rispetto alle tese, certo, però insomma, ho voluto puntualizzare perché ho visto un Fabbri anche maturato rispetto agli scorsi anni. Nelle gare di marcia, purtroppo, Stano ha avuto dei problemi alla caviglia, che tutti sapete, e l'intervista a Palmisano dopo il ritiro ha visto ancora una volta una sconsolata azzurra che semplicemente era in una giornata no. Ma potrà comunque, se il direttore tecnico dirà di sì, partecipare nella staffetta mista. Una staffetta mista con Stano e Palmisano può veramente fare faville. Nella quarta batteria dei 400 metri sono soltanto 6 addirittura gli atleti per non partenza di Steven Gardiner, quindi attenzione perché un grande atleta previsto in partenza a queste Olimpiadi, Steven Gardiner per le Bahamas, un potenziale favorito per il podio, non prende il via. Come stamane, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi, come stamane non ha preso il via Sherica Jackson nelle batterie dei 200 metri. Quindi forse tutto facile per le altre. Come dire, non abbiamo purtroppo quella grande sfida che ci saremmo immaginati nei 200 metri femminili e continuano ad esserci defezioni, in questo caso nei 400 metri maschili. Forse Alfred si prende anche la medaglia d'oro nei 200 se continua così. Intanto in questi 400 abbiamo una batteria, la quarta, con solo 6 atleti, per i quali sarà più facile centrare l'obiettivo di passare il turno nei primi tre. Iniziano ad esserci dei leggeri problemi con lo streaming, inizia un pochino ad andare a scatti, cerco di riavviarlo. Ecco che stanno a presentare ad esempio l'argentino Lariginà e poi Ogando. Questi sono i protagonisti della quarta batteria dei 400 metri. Ciao Pietro, è stato un piacere averti, non ti preoccupare. E quali vedete anche nella grafica. Quindi con l'assenza di Gardiner sarà Quincy Hall per gli Stati Uniti il favorito. Io continuo a dare Norman davanti, anche se Quincy Hall, che vedete a sinistra in corsia 7, quest'anno ha realizzato 43,80, quindi è un atleta in estrema crescita. Atleta classe 1998, ci sono ancora più giovani rappresentanti degli Stati Uniti al via in questa disciplina, in particolare nella staffetta 4x400, ma ne parleremo quando sarà il momento di quella gara. Adesso siamo sui 6 partecipanti di questa quarta batteria dei 400 metri uomini. Batteria che sta per prendere il via. E la gara parte in questo momento. Ogando, Lariginà, Ogasi, Holder per l'Australia, Hall per gli Stati Uniti, da tenere d'occhio, e Sacor per il Belgio in esterno. E qua abbiamo Hall che si è svegliato con una brusca accelerazione nel rettilineo opposto a quello conclusivo, metà gara in questo momento, un passaggio discretamente veloce rispetto alle batterie precedenti. Va molto bene anche Rhys Holder per l'Australia, che è ancora in testa in questa fase di gara con Hall che controlla, sa di essere tranquillamente nei primi tre.
Dunque, ancora Rhys Holder, Australia, davanti ad America. Adesso che l'australiano si pianta, guardate con che facilità viene su invece l'americano. Riescono comunque i due a entrare nei primi tre. In mezzo si piazza anche il nigeriano Ogazi. Quindi la classifica di questa batteria numero 4 vede Hall 44,28, un discretissimo tempo, forte quasi come la seconda delle batterie che abbiamo visto. Ogazi fa primato personale, 44,50 del secondo, Holder terzo in 44,53. Saccord, il Belgio, il primo ad essere eliminato, con Ogando quinto, 45,11 lui, 45,08 il belga, e poi la regina per l'Argentina dovrebbe aver fatto, aspettando l'ufficialità, 47,74 per la 47,80, anzi, per la sesta posizione. Si è vista proprio nettissima la superiorità di Quincy Hall quando ha iniziato a fare fatica l'australiano arrivato terzo. Nonostante fossero soltanto 6 partecipanti di questa batteria, hanno fatto dei tempi notevoli. Quella precedente era stata vinta in 44,56 con sito terzo. Continua a essere più forte la batteria di Norman, 44,10, la seconda, 44,78 era quella di Matthew Hudson-Smith. Rob X, Tortu, ciao intanto, grazie per essere qua. Non ha ancora corso i 200 metri, in quanto stamane c'erano i 200 metri femminili. Tutti i discorsi che avevo fatto poco fa erano per i 200 metri femminili. Quindi credo che sia proprio domani mattina, fatemi controllare, la qualificazione dei 200 metri maschili. Allora, vi do la conferma, lunedì 5 agosto mattina, no, abbiamo il ripescaggio delle donne, la sera, quindi la guardiamo in diretta, la sera di domani, lunedì 5 agosto, alle 7:55, vedrà le batterie dei 200 metri uomini, con Filippo Tortu che sarà nella batteria numero 3, mentre nella prima avremo anche Fausto Desalu. Fausto e Filippo sono praticamente... Ci sta anche Pettorossi, scusatemi, è importante citarlo, anche se ultimo di quelli che hanno potuto farcela per ranking, per lui grandissimo obiettivo olimpico in batteria numero 4. Dicevo di Desalu e Tortu che sono si sono date di santa ragione in questa stagione ed entrambi sono andati molto vicini all'obiettivo di scendere per la prima volta sotto i 20 secondi dopo Mennea per quanto riguarda la realtà italiana, la realtà azzurra. E hanno veramente entrambi un 50% di possibilità di accedere in finale. Quindi questo vuol dire che abbiamo un 20%, 10% di possibilità forse che siano entrambi in finale, due azzurri addirittura. Vediamo, perché ci sarà comunque una bella competizione con, oltre all'Iles, Fan Bullet, dovrebbe esserci anche, se ce l'ha fatta, Knighton, esatto, Aaron Brown, quindi attenzione, però gli 200 metri sono un'ottima gara, forse, in controtendenza con gli scorsi anni, una gara più difficile rispetto che i 100 metri maschili che vedremo stasera. 50% Fabrizio, dico, allora forse ho esagerato con le previsioni, diciamo, Tortu e Desalu hanno un 70% di entrare in semifinale, un 30% ciascuno di entrare in finale, ma forse veramente mi sto rendendo conto ora che lo dico di stare un po' esagerando. E quindi facevo la probabilità combinata che entrambi fossero in finale contemporaneamente. No, man mano che sto leggendo nomi di possibili partecipanti, diciamo che dimezziamo tutte queste probabilità che vi ho detto dalla semifinale in poi. Scusate se sono stato forse un po' troppo positivo, come dire, in maniera superficialmente ingenua, però sognare è gratis, possiamo dire così. Certo, il problema di Tortu è di non essere capace di essere costante su molti turni, ha fatto un'ottima semifinale ai campionati europei, ma una finale nella quale non ha preso quell'oro che sembrava quasi apparecchiato su un piatto d'argento. Quindi, allora, discorso sui 200 metri maschili messo en passant, sperando che faccia senso. Ovviamente, se avete qualcosa da dire, scrivetela in chat, è bello avere sta discussione e non sono certo il detentore della verità assoluta. Sono qui per raccontare un po' l'atletica leggera perché mi piace.
nonostante tutto, nonostante le critiche, o bastano eccessivamente, come dire, indispettito dalle poche critiche che ricevo. Però Marcel Jacobs, avete visto per un attimo, un atleta che tra un'oretta circa sarà impegnato nelle semifinali dei 100 metri uomini insieme a Citro Ali. E tra poco avremo anche un altro azzurro, perché la batteria numero 5 dei 400 metri uomini ha al via, in corsia numero 2, Davide Re. Davide che fino a un mesetto e mezzo fa, con 44,77, era il detentore del primato italiano nei 400 metri, adesso superato di 2 centesimi da Luca Sito, che avete visto qualche istante fa passare il turno per la semifinale. Andiamo a leggere la composizione della quinta delle batterie. Torno dunque qua, alle gare del 4 di agosto. Ho premuto purtroppo la cosa sbagliata. Dunque, 400 metri uomini in una batteria. Forse ci sono problemi di live, perché fanno fatica a caricare cose. Però vedo che non ci sono frame droppati. Se avete dei problemi in ricezione, cercherò di risolverli, fatelo notare in live. Questa batteria, comunque, è quella con Kyrani James. Certo, forse un po' lontano dai fasti del passato, un atleta che è stato precocissimo ad altissimi livelli, coetaneo di Davide Re, in corsia numero 6, sarà in tutti gli effetti l'uomo da battere di questa sfida. E questi sono tutti i partecipanti. Questo James, eccolo, in corsia numero 6, e adesso inquadrano anche Davide Re in corsia numero 2. Con loro Lionel Spitz per la Svizzera, Zakitini Ne per il Sudafrica, Lucas Carvalho per il Brasile, Leinogo Scotch per il Botswana, Christopher Morales Williams per il Canada e poi Aruna Darsana Singapurage per lo Sri Lanka. Dicevo di James, 43,74 di primato, 44,38 quest'anno, ma anche Scotch per il Botswana ha ottenuto 44,54, 44,80 Nene. Per Davide quest'anno appena 46,71, quindi c'è bisogno di fare un gran passo in avanti qua alle Olimpiadi. Partita la gara in questo momento, Davide Re lo vedete in basso a sinistra, sembrano essere partiti molto forte all'esterno. Soprattutto abbiamo Kyrani James e Leinogo Scotch in corsia 6 e 7, Grenada e Botswana. Eccoci a circa 200 metri dalla conclusione. Ha fatto un po' di buco James nei confronti di Carvalho all'interno. Re è tagliato fuori in questo momento molto distante dalle posizioni che contano. Adesso si stanno un po' riorganizzando, facendo calcoli per vedere di essere nei primi tre. Salta su Nene per il Sudafrica e James in assoluto controllo. Dietro invece c'è Bagarre per prendere il terzo posto, una Bagarre tutta in corsia esterna tra Scotch e Molares Williams. Dovrebbe essere Molares Williams in seconda posizione, quindi Nene per qualche motivo inspiegabile ha perso tutto negli ultimi 30 o 40 metri e a sorpresa a passare il turno è anche lo Sri Lanka con Singapurage che è arrivato terzo. Quindi un grande ultimo rettilineo in merito a sorprese ed emozioni. E andiamo a vedere anche la classifica ufficiale di questa serie. Purtroppo turni di ripescaggio per Davide Re, che è sempre apparso piuttosto fuori dai giochi sin dall'inizio. Arriva ultimo in 46,74, quindi dalle parti del suo primato stagionale. Eccoci la situazione all'ingresso del rettilineo finale, con Nene in testa, Kyrani James in seconda piazza, e poi le difficoltà di Nene che sono venute fuori soltanto negli ultimi 50 metri. James che supera Nene in questo momento e guardate come piombano altri tre, quindi come sono piombati sia Morales e Williams per la seconda posizione, 44,96, e la terza di Singapore. Una batteria che per quanto riguarda i tempi è fotocopia di quella nella quale Luca Sito è riuscito a qualificarsi. Anche Singapurage ha fatto 44,99, Morales Williams 44,96, James 44,78, Nene 45,01, Scotch 45,28, Spitz 45,81, Carvalho 45,85, Re
46 e 74. Dunque un James in buona condizione, ma con quello che abbiamo visto con Norman, con gli altri americani, con anche le forze europee, Hudson Smith, non penso che sia attualmente un atleta da medaglia. Morales Williams è quello che aveva battuto il record del mondo indoor. Ah, oh, questo... Siamo ancora nell'indoor, in quella fase in cui non avevo ancora iniziato a riprendere il canale, la memoria storica un po' mi manca, ma grazie per questa informazione importante. Ermondo, una notizia importante arriva invece dal nostro capitano Jimbo Tamberi, vado a cercarmelo sul sito della Federazione Italiana e poi ci leggiamo notizie. Anzi, se hai la fonte metti il link, così ci leggiamo questa intervista e ne siamo ad analizzare. Tamberi, vi ricordo, poco prima di partire a queste Olimpiadi, ha avuto qualche risentimento alla gamba, poi sembrava tutto poter essere risolto e superato, ma forse tornato con gli interessi sarebbe veramente una smacco se fosse così. Un post Instagram, calcoli renali, Gabriele, sarà st'acqua della Senna che hanno messo anche nelle bottiglie alla mensa? Sti francesi non riescono neanche a farti mangiare correttamente, senza intossicarti. I calcoli renali sono una brutta bestia perché l'atleta primordiale delle Olimpiadi è una macchina perfetta, tutto deve essere calibrato al millesimo sia di secondo che di metro, quindi anche un piccolo dettaglio, e un calcolo renale non è un piccolo dettaglio, può scombinare questo equilibrio, e considerato poi che il gesto del salto in alto ti porta a inarcare il corpo, non posso veramente immaginare quanto dolore possa provare Tamberi se sono veramente calcoli renali in questo momento, e quanto questo possa pregiudicare se le cose si mettono male il risultato nella gara di salto in alto. Dolore, Pietro. Ecco, io ho avuto problemi intestinali o da quelle parti, diciamo, ma calcoli renali no, posso solo immaginarmi quanto possa essere sofferenza. Sei tornato di già dopo la cena, hai cenato in pochi minuti, grazie per essere subito qua. Allora, 400 metri uomini che si avviano all'ultima delle batterie. E poi cerco di prendermi il post di Instagram di Tamberi per metterlo qua, pensando più in positivo. Comunque abbiamo appena vissuto, anche se un po' dalla porta di servizio, l'oro nel doppio del tennis, c'è stato recentemente anche l'argento di Paltrinieri nei 1500, ed ora forse riesco a farvi vedere anche il post di Tamberi. O ha una storia. Forse è piuttosto difficile, altrimenti. No, niente. Non riesco in questo momento. Poi mi sono tolto il Instagram dal cellulare, in quanto era per me una grande distrazione. Non che non abbia altre probabili distrazioni, come tra l'altro YouTube. Sandwich per non perderti niente dell'atletica, Fabrizio. Per quanto mi riguarda, come ho un tedesco che si rispetti, ho cenato intorno alle 5.55. Ah, lo faccio soltanto in occasione di queste Olimpiadi, invece. Eccoci con gli 8 di questa ultima batteria dei 400 metri. Avevamo anche qua la start list dal sito della Federazione Internazionale World Athletics. Diouf per il Senegal, Powell per la Giamaica, Piron per la Francia, Dobson per la Gran Bretagna, Erquam per il Kenya, Dom per il Belgio, Sato per il Giappone e Coelho per il Portogallo. Un'altra bella batteria dove abbiamo un discreto quantitativo di atleti che hanno un primato dalle parti dei 44 secondi e anche molti atleti in crescita. Sia Powell che Dobson che Dom sono tutti scesi sotto i 45 secondi, hanno fatto il primato quest'anno. Tra questi, forse, una delle più grandi sorprese di quest'ultimo periodo dei campionati europei, appunto Alexander Dom. Quindi attenzione a questo, perché forse potrebbe fare il grande exploit in questa gara dei 400 metri, quantomeno pensare di accedere alla finale. Ah, perfetto Pietro, non ti preoccupare. Sono contento che ci sia
gente, perché nelle scorse giornate purtroppo c'erano quei momenti in cui non arrivavano commenti, avevo veramente paura di parlare a vuoto. E ogni tanto gli atleti che seguono, gli atleti, io parlo sempre proiettando la caratteristica di atleta sulle persone che sono collegate. Prendetelo come un complimento, ma ogni tanto le persone che seguono a distanza di giorni si lamentano che non faccio vedere troppi video. Lo ricordo l'ennesima volta, non posso far vedere troppo, anzi, già rischio con questi 3 secondi di immagini che faccio vedere ogni tanto. Il Comitato Olimpico è estremamente incazzoso per quanto riguarda le loro preziosissime immagini, il loro preziosissimo copyright, e quindi non c'è proprio possibilità di seguirle diversamente qua su YouTube. Spero comunque che sia un modo interessante per voi di vivere questi campionati. Dopo questa batteria dei 400 metri si va di mezzo scap, vediamo le previsioni delle finali di oggi, si fa anche qualche ragionamento sui 100 metri maschili e vi faccio vedere anche un probabile momento di autocritica. Si può insieme pensare di migliorare ancora questo prodotto, ma odio veramente parlare di prodotto. Perfetto Fabrizio, se mi fate, come dire, come se prendo il ruolo di quello che fa Radio Cronaca, comunque lo prendo volentieri, molto discreto. Dunque, pochi istanti, andiamo di ultima batteria dei 400 metri uomini. La gara parte in questo momento. Una gara che ha tra favoriti Dom per il Belgio, Dobson per la Gran Bretagna, Powell anche per la Giamaica. Quali sono i nomi che stanno venendo fuori in questo momento? Soprattutto nelle corsie più interne dovremmo avere Ekwam per il Kenya, che si rompe, si fa male proprio in questo momento, cade. Non è stato per me positivo la citazione che io ho fatto, e quindi adesso è davanti Powell per la Giamaica, con Dom che punta tutto sul ritirino finale, comunque già nei primi 3, assieme anche a un altro atleta, Dobson per la Gran Bretagna. Ultimi metri in questo momento con i 3 sopracitati, la fatica relativa di Yevgen Powell, il giamaicano che aveva condotto gran parte di gara, perde nel finale proprio su Dobson e Dom, il britannico e il belga, e sono questi due a finire primo e secondo, mentre un evidente problema, probabilmente dove aveva già il tape, il nastro medico al polpaccio destro per Ekwam, per il Kenya, che era partito veramente molto bene, fino almeno a metà gara, invece per lui un mesto not finished. Eccoci con quello che è successo, con questo replay, vediamo il momento esatto in cui Ekwam è costretto a fermarsi, con la gamba che tira. Ho già avuto anch'io una sensazione di questo genere, mi sono strappato al semitendinoso una fascia muscolare dell'hamstring, se non sbaglio, quando avevo ancora 14 anni, e me la sono portata dietro per molti anni, quindi deve essere veramente terribile. E questo replay del ritirino finale con le difficoltà di Powell, comunque nei primi 3, 45-12 per lui, e invece la risalita di Dobson e Dom, rispettivamente primo e secondo con 44-96 e 45-01. Dunque una serie un pochino peggiore in quanto a tempi rispetto alle altre, comunque piuttosto combattuta, perché Coelho per il Portogallo 45-35 è stato piuttosto vicino ad arrivare tra i primi 3. Pochi istanti al salto in alto, aggiornerò anche la scritta qua sopra, quindi vi faccio vedere due cose, se sono abbastanza, che stanno seguendo in questo momento. La prima, dicevo, è la mezzo scap, quindi copio... Oh, quanti messaggi, sono veramente contento adesso. Ripeto ancora una volta, potete votare al link che metto qua sotto ancora per 4-5 minuti se non l'avete fatto. La mezzo scap è il gioco che facciamo tra noi per... come dire, stabilire favoriti, possibili misure nelle varie gare. Attualmente hanno già votato in 11, dunque siamo sopra la media e sono contento di ciò. E tra le 3 gare che daranno una medaglia oggi, abbiamo il salto in alto donne. Vedete come tutti abbiano votato
Jaroslava Maučić, indicata con nomi o pronunce relativamente diverse, ovviamente si tratta della fortissima Ucraina. Come misure avete dato misure tra i 2.03 e i 2.11, con una stragrande maggioranza di 2.04, ma abbiamo anche 2.07, presente due volte, 2 volte 2.05. Io personalmente ho messo, se non sbaglio, 2.04 o 2.05. Comunque Jaroslava Maučić viene proprio dal record del mondo realizzato qualche settimana fa, 2.10, resisteva da decine e decine di anni. Per quanto riguarda il martello, abbiamo quasi tutti che hanno votato Katzenberg è legato ad altre cose, alla DreamWorks. Katzenberg è il canadese che ha sorpresa, salito agli onori della ribalta, è salito alle luci della ribalta nel campionato mondiale dello scorso anno. La Polonia è molto in calo come nazione trainante del martello, però c'è ancora un voto per Nowicki. E per quanto riguarda le possibili misure, tutti sopra gli 80 metri, ci sono anche 83 metri, 82. Io, se non sbaglio, ho votato qualcosa intorno agli 80 metri e 60, 80 metri e 40. C'è, come dicevo, tanta anarchia per i favoriti dei 100 metri uomini. C'è chi ha votato Bednarek, Kerley, Thompson, Lyles, Thibaugot, quindi abbiamo tanti nomi possibili, ma nessuno purtroppo ha votato Jacobs. Forse siamo lontani dal sogno di Tokyo, ma sognare si può ancora. Come tempi finali, qua mi immagino, ora, colui il quale ha votato 10.78 sicuramente voleva dire 9.78, quindi non ti preoccupare chi tu sia, prenderò 9.78. 9.77, 9.65, abbiamo questi tempi relativamente sotto i 9.80, io, se non sbaglio, ho messo 9.79, comunque siamo anche secondo voi nettamente sopra, due decimi sopra l'era Bolt, quando si sono stabiliti gli attuali limiti umani della disciplina. Vediamo se ci sono commenti. Ecco, tu punti sugli Sluggers, Pietro. Se hai voti, fallo in fretta. Aspettando che voi votiate, mentre stanno per presentare appunto le finaliste del salto in alto donne, chiudo con un commento che è arrivato sull'ultimo video. Non per fare il piagnone, anzi lo prendo come un motivo di crescita. Quindi c'è stata una critica sotto il video della giornata di ieri, molto meno seguito di questo, quindi ringrazio il fatto che ci sia tanta gente per parlare di atletica oggi. Il commento è il seguente: non si vede neanche un secondo d'atletica. Vabbè, in questo caso i motivi di copyright ve li ho spiegati. Un tizio, probabilmente logorroico, che parla tutto il tempo e non si sa di cosa. Se sono troppo logorroico, ditemelo. Se volete che faccia più pause per lasciar che, come dire, il vostro cervello decanti il mio eccessivo parlare, sono a vostra disposizione. Magari passo anche meglio 3 ore io. Forse ho questo problema di voler per forza riempire silenzi quando non ce n'è bisogno. Dicevo del salto in alto donne. Onsel per la Germania, 1,95 di stagionale. Ah, ok, cap, niente. Vabbè, tu sei un simp. Andiamo a vedere le protagoniste di questo salto in alto. Tra 5 minuti chiudo i voti per la mezzo scappa. Scrivo qua sopra, finale, salto in alto. Donne, c'è chi ha votato o chi dichiara di votare Odi Sluggers, nessuno che ha voluto mettere il suo pronostico su Patterson per l'Australia, compagna di squadra della sempre solare, atleta altissima, poi ha questo modo veramente particolare di approcciare le competizioni, ma anche, dicevo, appunto, la compagna di squadra di Odi Sluggers, Patterson, che tra l'altro, se non sbaglio, è fidanzata di Fassinotti, atleta che è qua presente per l'Italia, ha tante frecce al suo arco e ha recentemente ottenuto medaglie in contesti mondiali. E si è vista anche l'ingresso in pista della detentrice del record mondiale, Jaroslava
Maucic, grazie Pietro. Ora, forse questo è per me un trucchetto per fare, come dire, iniezione di fiducia. Certo, mi rendo conto quanto fare tutte queste dirette sia pesante. E ho questi momenti dopo le 10-11 di sera che quasi, come dire, devo scendere l'adrenalina prima di andare a dormire, quindi sono giorni in cui faccio fatica anche a dormire. Per il resto, però, anche buoni risultati da parte degli azzurri non fanno male da questo punto di vista. Grazie Pietro, questa è una critica importante. Anzi, se volete fare i gran marnazzi e dirmi quali sono pronunce giuste, fatelo volentieri. In questo modo si può migliorare e poi più di tanti nomi non posso sbagliare, giusto? Allora, fanno vedere quelli che sono gli atleti che sono passati direttamente alle semifinali dei 400 metri. C'è Luca Sito, purtroppo non c'è Davide Re. Avrà possibilità di rifarsi domani con i tondi di pescaggio. Dicevo della gara di salto in alto donne che sta per partire. Abbiamo nettissima favorita, l'avete detto anche voi, Maucic. Ma se ordiniamo questi nomi per season best, c'è appunto Oli Slagers. Purtroppo qua viene ancora data. Sì, Angelina Topic viene ancora data. Ha avuto dei problemi nella qualificazione. Kulichenko, Cunningham, Sadulayeva, Gerashenko, Patterson, Honsel, Menike, Gusin, Martins e Savashkan. Probabilmente avrò fatto tanti errori in questo caso, però. Eccola appunto, Savashkan per la Turchia. Primato di 1,92, l'ultima ad essere acceduta a questa finale di salto in alto ed anche la prima a aprire le danze con 1,86 m. Penso che le atlete che puntano alla medaglia, soprattutto la Maucic, partiranno relativamente tardi. Non ho potuto trovare purtroppo da nessuna parte, prima dell'inizio di questa gara, intanto è iniziata con errore da parte della turca, la progressione effettiva che ci vedremo qua. Vediamo qual è la progressione. Dunque, la progressione che vede 1,86, 1,91, 95, 98, 2 metri e da lì si va di 2 cm in 2 cm. Sapete, per azzeccare la misura giusta alla mezzo scap, sapere la progressione è importante, perché sappiamo che dopo i 2 metri si va di quote pari, quindi ha più senso votare 2,02 e 2,04 rispetto che 2,05. Però ormai è troppo tardi, perché tra qualche istante chiudo le votazioni. Sono in tante ad aver votato, vi ringrazio per questo, e quindi sono ufficialmente chiuse le votazioni per la mezzo scap, e andiamo adesso a seguire nel dettaglio questa finale del salto in alto femminile, ricordandovi che tra poco avremo anche, oltre che la finale del martello femminile, le semifinali dei 100 metri uomini. Tra 5 minuti abbiamo le semifinali dei 100 metri uomini. Un infortunio nell'alto. Vediamo adesso in questo momento. Intanto abbiamo un atleta che ha superato la quota d'apertura. L'infortunio dovrebbe essere quello di Martins per il Brasile, che non è data in partenza. Così come Angelina Topic, lei che si è praticamente fratturata la caviglia, se non sbaglio, nella qualificazione riuscendo comunque a guadagnarsi l'accesso in finale. Adesso che però la sua situazione è stata certificata, ovviamente è ferma al palo e quindi non ha preso il via. È appunto Martins, però ripeto, tutti questi nomi ormai mi ha instillato questo dubbio che non li pronuncio correttamente. Per ora vado di sentimento e poi cercherò di correggermi. E considera anche, Pietro, che dopo 2 ore di live probabilmente la mia probabilità di azzeccare i nomi diminuirà in maniera esponenziale. Quindi le prime atlete del salto in alto sono in pedana e ci sono un numero relativamente alto di errori. Sappiamo che Oli Slagers e Maucic non saltano il 1,86 m, vanno direttamente al 1,91 m. Però adesso tocca a un atleta di tutto rispetto come l'australiana Patterson nella corsia. Ecco, un buon 1,86, ovviamente una quota relativamente bassa. La sua rincorsa
piuttosto rapida, con un accenno di mini salto, riposizionamento prima del vero e proprio stacco. Eleanor Patterson dunque supera il 1,86 m alla prima, così come Vashti Cunningham per gli Stati Uniti e Elena Kulichenko per Cipro. Tutte e tre allora appunto in prima posizione provvisoria, aspettando che arrivino i pezzi da 90, appunto le ucraine Maochik e Gerashenko. Un'altra atleta a quota 1,86, Tatiana Gusin per la Grecia, entra nel club di coloro le quali non hanno ancora sbagliato e sono già qualificate. Sì, Pietro, tengo con interesse e attenzione l'occhio puntato anche sulla finale dei 100. Appena vedo i dietro i blocchi di partenza gli atleti, vi vado a leggere le composizioni della semifinale. Anzi, iniziamo a scriverlo qua sopra, può essere interessante perché si collega in questo momento. Semifinali 100 metri uomini. Eccoci con Irina Gerashenko, appena salta l'Ucraina. Andiamo a vedere quella che è la composizione della prima delle semifinali. Attenzione sia per i colori azzurri Ali e anche ovviamente per Jacobs, che è chiamato ad entrare in finale per sognare almeno una medaglia olimpica. Ottimo Gerashenko, considerato che Oli Slagers e Maucic andranno direttamente alla quota successiva. Manca solo Safina Sadoyaleva per l'Uzbekistan per il suo primo approccio in pedana. Hanno sbagliato Menicher per la Francia, Savashkan per la Turchia e Onsel per la Germania. Allora siamo di 100 metri uomini e vedo già la sagoma di Citro Ali. La prima semifinale dei 100 metri uomini sta per partire dalla corsia 1 alla corsia 9, perché c'è stato questo piccolo cambio di regolamento. Sono di più rispetto agli anni scorsi gli atleti che accedono in semifinale, quindi la bagarre è ancora maggiore. Ashe per la Nigeria in corsia numero 1, Brathwaite per le isole del Caraibi che non riesco a identificare in questo momento in corsia numero 2, Asmati per il Ghana in 3, Lyles per gli Stati Uniti in 4, Hinchcliffe per la Gran Bretagna in 5, Oblique Seville per la Giamaica in 6, Esemi per in corsia numero 7, Ali appunto in 8 e Maswagani per il Sudafrica in 9. Grazie per la correzione. Isole Vergini Britanniche, Brathwaite, e quindi questa è una batteria con i controcoglioni, la prima, una semifinale con i controcoglioni, questa prima dei 100 metri, perché il nostro Citruali dovrà affrontare appunto Noah Lyles, ma anche Sevilla, e abbiamo atleti con primati intorno ai 9,80, 9,81 per Lyles, 9,82 per Sevilla. Tra l'altro entrambi al primato personale questa stagione, primato personale che anche Ali ha realizzato un mesetto fa, 9,96, la gara nella quale Jacobs ha fatto 9,92. La gara della finale, Gabriele, è ad 8, quindi soltanto le semifinali sono a 9, la finale sarà ad 8, come sempre passano i primi due, più due ripescati. Quindi la situazione è analoga agli scorsi anni, ma c'è la differenza che saranno in 9 a giocarsi questi posti rispetto per ogni semifinale rispetto agli anni scorsi. Iniziano a presentare un atleta dietro l'altro e per me è estremamente interessante cercare di capire la convinzione e anche un po' la filosofia dietro ogni atleta, il loro assetto mentale, se possiamo dire così, da come si comportano quando vengono nominati e sta per venire il loro turno. È molto più serafico, molto più concentrato. Asamati, ad esempio, per il Ghana, in corsia 3, 9,90 di primato personale, 10,05 quest'anno. E guardate adesso la presentazione di Noah Lyles. Allora, è molto più esperto di me Alessandro di Pillole di Atletica, che continua a trovare riferimenti ad anime, manga, alla cultura nerd in generale, nei comportamenti di Lyles e all'amore spropositato di Lyles, ad esempio, per Snoop Dogs, che probabilmente sarà qua in tribuna. Personalmente non ne so abbastanza, o forse i miei riferimenti sono
sì nerd ma legati ad altro, Lyles per me è soltanto un atleta che va molto forte. Come va forte questa stagione è anche il britannico Hinchcliffe, che ha fatto vedere grandi cose nelle batterie di qualificazione, 9,95 quest'anno, e c'è anche Seville, una Giamaica che si sta reinventando dopo anni di stanca alla fine dell'era Bolt, non è andato forte per molti anni anche Johan Blake, e quindi adesso c'è Seville, Akeem Blake, ma soprattutto quel Thompson che avete dato in molti come favorito in questa gara dei 100 metri uomini, almeno per quanto riguarda la finale. Citruali si è fatto i capelli rossi per cercare di scendere intanto sotto i 10 e sperarci in questo sogno di finale olimpica. Sarà, ripeto, in corsia numero 8. In 9 abbiamo Shaun Maswanganyi per il Sudafrica, 9,91 di primato e 10,03 di stagionale. Dunque, pochi istanti e saremo anche in clima dai 100 metri. Pietro, non è veramente così impossibile. Io ritengo che non sia così impossibile, speriamo che sia così. Speriamo che sia così, la prima batteria dei 100 metri uomini sta per partire, della semifinale dei 100 metri uomini sta per partire e al via abbiamo anche Citroali contro Lyles, contro Hinchcliffe, contro Seville. Pochi istanti e saranno 100 metri uomini. Atleti sui blocchi. La concentrazione di Lyles, di Hinchcliffe. La gara parte in questo momento, una partenza decente da parte di Ali, si alza molto bene Seville, sta sulla sua ruota Lyles, Seville e Lyles, purtroppo troppo indietro Ali per sperare in un recupero per la finale, il tempo del vincitore è già notevolissimo. 9,80 corretto in 9,81 ed è un primato personale per Oblique Seville. Ha fatto vedere subito grandi cose, Lyles secondo in 9,83, Hinchcliffe terzo in 9,97 e per ora per essere della partita bisogna fare i 10 secondi perché l'ultimo dei ripescati temporaneamente è Esemé per il Cameron, quarto in 10 secondi netti. Maswanganyi per la Sudafrica fa 10.02 in sesta posizione, Ashe fa 10.08, Ali fa purtroppo soltanto 10.14 per la settima piazza. Vediamo di nuovo cosa è successo dunque con la buonissima gara fin da subito di Seville. Lyles che perde quel mezzo metro intorno ai 20 della partenza e deve poi cercare di recuperare e corre in maniera impegnata fino alla fine, e il nostro Ali che purtroppo era semplicemente aveva quella marcia in meno, ecco, rispetto agli avversari. Mi ha dato una impressione notevolissima Seville, anche per come ha chiuso. È sembrato quasi Bolt in questa gara, in questa prova. È un Seville che si pone come serio contendente per la vittoria a queste Olimpiadi. Un po' spompato Ali, dicevi Pietro. Forse il famigerato effetto dei campionati europei si è fatto sentire anche per lui. Ali ha preso un argento proprio dietro a Jacobs a questi campionati. Ali che ha toccato il picco di forma a questo punto ufficialmente con il 9,96 realizzato poco dopo i campionati. Olis Lagers intanto dovrebbe essere al metro e 91, supera con estrema facilità questa quota entrando in gara con stile. Delle quote che sono ancora distanti dal probabile misura della vincitrice, che dovrebbe molto probabilmente Maucic assestarsi ampiamente sopra i 2 metri. Allora, Federico Mariotti, pensi, stai dicendo a me di far vedere le cose? Vi faccio vedere quello che è possibile, però non posso costantemente ovviamente mostrare i video per problemi di copyright. Cerco di mostrare i momenti essenziali, certe volte ovviamente sono costretto ad andare in semplicemente modalità cronaca radio e spero che riesca almeno con le parole a farvi passare i concetti fondamentali. Però farò più attenzione a mostrarvi le immagini corrette. Un po' spompato Ali, quindi Pietro, eravamo su questo discorso. Seville, secondo la tua analisi, ha comunque spesso patito di testa le finali. Beh, un'altra variabile.
alle Olimpiadi di Tokyo, anche il cinese Su, se non sbaglio, aveva fatto un'ottima semifinale, l'aveva un po' patita la finale. Lo stesso Kerley era la grandissima sorpresa di questi, di quelle Olimpiadi, quindi anche questo sarà un fattore da tenere in considerazione. Per ora, ciò che è certo è che Siviglia e Lyles sono della partita, Hinchcliffe e Esemé sono aggrappati a questa partita della finale, e aspettiamo ancora qualche istante perché è data ufficialmente alle 8:14 la gara di Jacobs, quindi tra 4 minuti vediamo Jacobs. Solo un istante per darvi la situazione sul momento del salto in alto. Grazie per questo dettaglio intanto Pietro del vento più 07, che può darci anche come dire un'idea di quelli che potrebbero essere i personali. È fioccato qualche personale tra tutti quello di Siviglia. Il salto in alto appunto è quota 1,91 m, e in questo momento abbiamo il salto positivo da parte della tedesca Onsell, che dopo l'intoppo in partenza all'errore al 1,86 m è riuscito a superare la prima, il 1,91 m. Abbiamo tutte le atlete in gara, tranne l'infortunata Martins e la non partita Topic, e la Maucic che ha deciso di esordire forse sempre a 1,91 m, ma non è stata ancora chiamata in pedana. Ha fatto due errori a 1,86 m Menichea per la Francia, ma poi ha superato anche lei il 1,86 m di apertura. Savashkan un errore soltanto Onsell. Tutte le altre sono arrivate in tonse al 1,91 m. Questo è Patterson, che ha fatto il 1,91 m al primo tentativo con estrema facilità, ma molto più vicina all'asticella, ad esempio, di una Holly Slager che abbiamo visto qualche tempo fa. Eccoli i protagonisti della seconda delle semifinali dei 100 metri uomini, e tra queste abbiamo anche Marcel Jacobs in corsia numero 8. Nel dettaglio, dalla prima alla 9, Espinosa, Matadi, Blake, Tebogo, Simbine, che è ritornato forte, proprio all'evento che conta. Simbine sì, dicevate di Siviglia che ha difficoltà a reggere i grandi eventi, le finali. Simbine è quasi il contrario. Ajay per la Nigeria, Bednarek per gli Stati Uniti, Jacobs in corsia numero 8 e Hartman in 9, in una semifinale stellare, forse leggermente meno stellare rispetto a quella precedente. Thompson lo vedremo nella terza e ultima delle semifinali. Presentano gli atleti, presentano Espinosa. Ammetto di iniziare ad avere un pochino di battiti alterati, sta salendo la tensione anche per me. Fatemi sapere voi dalla live, dalla chat della live, cosa ne pensate di questa gara, così estemporaneo, prima di avere i risultati, quanto pensate possa fare Jacobs. Quantomeno scendere sotto i 10 per me è d'obbligo, atteso, diciamo così. Bisogna fare qualcosa intorno a 9,95 per essere sicuri della finale, ma per dare quella buona impressione data ad esempio alle semifinali delle Olimpiadi, fare di nuovo qualcosa sotto i 9,90 sarebbe estremamente auspicabile. A dispetto di quello che hanno detto altri sulle batterie di qualificazione dei 100 metri, ho visto un Jacobs con molto più potenziale anche dei grandi favoriti di miglioramento rispetto al tempo realizzato, ed è per questo motivo che questo potenziale deve iniziare a metterlo in campo adesso. Ha detto in un'intervista a Jacobs di essere comunque piuttosto contratto e non è stato dunque capace di sfoderare tutta la sua potenza, tutti i suoi cavalli e tutta la sua fluidità di corsa nel lanciato. Vediamo quindi tra qualche istante se riuscirà a farlo. Bednarek, che non è notato da poco, è stato indicato da molti di voi come favorito di questa gara, e parlo della finale che avverrà tra poco, è proprio accanto a Marcel Jacobs, che viene presentato in questo momento, si agita il pubblico alle sue spalle. Io purtroppo non ho l'audio e quindi non lo posso sentire, spero che voi, se seguite questa gara da altri canali, abbiate la possibilità di farlo. Jacobs dunque che alza le braccia rivolgendosi al pubblico di questo stadio olimpico di Parigi. Accanto c'è il tedesco Hartmann, l'ultimo ad avere avuto la possibilità di accedere a queste semifinali.
Dunque, per Jacobs, guardarsi all'interno, la corsia numero 7, Bednarek, attenzione anche a Tebogo, Simbine, un po' anche a Blake. Certo, forse non è la migliore delle semifinali, ma una semifinale particolarmente tosta ed anche arrivare nei primi 4 può essere relativamente difficile. Soggettiva per Jacobs, il suo rituale prima del via l'ha relativamente cambiato rispetto al passato, quando faceva... Ah, scusate, questo gesto qui, adesso un pugno direttamente sul petto e siamo pronti alla seconda semifinale dei 100 metri uomini. Telecamere per Tebogo, telecamere per Jacobs. Facci vedere di cosa sei in grado di fare, Marcel. Siamo qui ad aspettarti. Parte la gara in questo momento, una partenza relativamente buona da parte di Jacobs, bene anche Tebogo nelle corsie centrali e Simbine, Jacobs viene su un bene contro Bednarek, Jacobs e Bednarek, Jacobs, forse secondo, forse secondo, lo rivedremo nel commento e nel replay. Jacobs comunque ha avuto un buono stile di corsa, ha rintuzzato l'attacco di Bednarek in corsia esterna e è sembrato un Jacobs molto più forte. Vediamo i tempi che iniziano a spuntare in questa semifinale dei 100 metri. Allora, no, peccato perché il centesimo invece è a favore di Tebogo e non di Marcel. Fa 9,92, eguaglia il suo primato stagionale ed è sicuramente in lizza per la partecipazione alla finale. Marcel Jacobs, dunque, questo replay della gara. Una buona partenza, era già avanti Tebogo in questo momento, insieme alla Kim Blake, che è un po' perso nella seconda parte di gara. Poi la sfida tra Jacobs e Bednarek, ed incredibilmente la vince Jacobs, dunque uno dei grandi, è un centesimo dietro il nostro azzurro. E la finale della gara, la parte finale della gara la vedete in questo momento, con Simbine, l'unico che ha avuto un relativo margine nei confronti degli avversari, e dietro è stata veramente bagarre. Il tempo ufficiale vede Simbine primo in 9,87, Tebogo 9,91, Jacobs 9,92 che applaude, si dà delle pacche in testa come per dire svegliamoci che è il momento giusto, dai che ce la stiamo facendo. Bednarek 9,93 e gli altri sono addirittura sopra i 10 secondi, quindi abdica le possibilità di accedere in finale a Kim Blake, quinto con 10,06, Ajay 10,13, Hartman 10,16, Matadi 10,18 ed Espinosa 10,21. Quindi questo è successo per la semifinale con Jacobs nei 100 metri uomini, atleti che piombano sul traguardo in questa replay, questa tecnica che permette di fare una specie di 3D molto suggestivo con le immagini, è una tecnologia che è venuta fuori relativamente di recente, credo che si basi sul Gaussian splitting, una cosa estremamente interessante e anche bella da vedere nei replay. Quindi, proprio la medaglia è piuttosto lontana in questo momento, Pietro, ma un posto nei 5 c'è. E poi capitalizzeremo su atleti che magari possono avere difficoltà nel trasferire una grande prestazione di semifinale in finale. Si diceva di Sevilla, Tebogo e Simbine invece ho paura che siano atleti capaci di dare il 100% in tutti i turni di gara, anche a dispetto della pressione, e quindi già questi nomi sono in teoria davanti a Marcel. Marcel che però ha praticamente un piede e tre quarti in finale, aspettiamo quello che succederà nelle terza delle prove, delle semifinali, che partirà tra qualche minuto. Dunque Simbine si candida come medagliato, Tebogo ha corso comunque molto bene, pur se con meno margine nei confronti degli avversari, e poi Sevilla e Lyles nelle batterie precedenti sono già eliminati, sicuramente Esemé ed anche Inchcliffe. Quindi per ora l'unico degli europei che ha acceduto o che sta accedendo nelle finali è Jacobs. Ci sono altre grafiche estremamente interessanti che cercherò a questo punto di recuperare, perché fanno vedere proprio quelli che sono i distacchi evoluti metro per metro, e sarà veramente interessante per noi come dire, fermare la riproduzione ed avere la situazione esatta, questa fotografia in movimento della gara. Ai 10 metri Jacobs è dato addirittura in testa insieme ad Ajay,
e Tebogo relativamente indietro. Dai 10 ai 20 metri invece Ajay recupera, Jacobs scivola in terza posizione con il recupero anche di Tebogo. Eccoci, la situazione ai 30 metri con la velocità massima toccata però da Bednarek, che inizia il suo tentativo di recupero rintuzzato da Jacobs. Tebogo appena dietro con 39,8 km/h e Simbine 39,9. È qua, secondo questa grafica, che inizia la vera e propria cavalcata di Akani Simbine. Ecco, lo vedete anche voi in questo momento. Poi avanza Tebogo, ai 60 metri Tebogo è dato ancora secondo su Jacobs e Simbine viene fuori soltanto negli ultimi 30. Ecco, rispetto alla mia impressione ci sono delle divergenze, forse una tecnologia ancora acerba, forse sono io che non ho avuto l'occhio buono, però mi sembrava che il recupero di Simbine fosse stato più precoce rispetto che i 60 metri. Marcel, ti è piaciuto Pietro? È piaciuto anche a me? Gli altri sembrano più in forma o semplicemente hanno avuto una base di lavoro diversa negli ultimi anni? Marcel ha avuto parecchi infortuni tra il 2022 e il 2023 ed è tornato ad un buon stato di forma. È sicuramente il secondo miglior anno di Jacobs questo, dopo il 2021 che gli ha dato la medaglia olimpica, e in finale può scendere sotto i 9,90 di nuovo, magari 9,86, 9,87, e potrebbe voler dire quinta posizione. Allora, pochi istanti, abbiamo anche la terza delle batterie delle semifinali dei 100 metri uomini, e poi potremo concentrarci di più sul salto in alto donne. Non vi faccio ancora vedere molto, ecco, errori ad esempio da parte dell'atleta francese, solo dirvi che le migliori sono tutte lì. Maucic ha superato come previsto con facilità il 1,91 m, Olislagers, Patterson, Gerashenko, tutte senza errori. Onsel è la prima delle altre, quinta, però con un errore al 1,86 m, non a 1,91 m. La terza delle semifinali dei 100 metri uomini vede al via, oltre a Thompson, anche De Grass, Sammy Brown. Andiamo nel dettaglio a leggere la composizione. Come dice Ricky, Jacobs si migliora sempre di gara in gara, altri tendono a peggiorare, però ad esempio alle semifinali di Tokyo si è migliorato di 5 o 6 centesimi verso la finale, quindi da semifinale a finale si è migliorato di 5 o 6 centesimi. Per ora, in maniera conservativa, dico che non possa fare meglio di 9,85, e quindi il podio riesce un po' difficile da pensarlo in questo momento. Sognare è sempre possibile. Si è visto De Grass nella presentazione dei 100 metri uomini semifinale numero 3, c'è anche Hughes è estremamente importante per me da vedere insieme a Thompson. Questa sarà una semifinale dove ci saranno parecchi verdetti su quelli che sono i veri pretendenti al podio di questi 100 metri olimpici. Sono curioso di quanto Hughes possa migliorare dopo le difficoltà dell'inizio di questa stagione, lui che non ha potuto partecipare nemmeno ai campionati europei. Sono curioso di un Thompson che quest'anno è leader di questa stagione con 9,77, ma che rispetto ad altri che hanno commentato le gare, ho visto le gare, mi è sembrato leggermente meno con margine, diciamo così. C'è pure Omagnala, anche lui ha fatto 9,77 in carriera e 9,79 quest'anno, e c'è pure Kerley, che prima delle semifinali avevo addirittura dato come favorito. Guardate quanti siano effettivamente i pretendenti a questa gara dei 100 metri che in questo momento... Come si dice allora, Pietro? Dai, dimmelo così almeno ce lo togliamo, sto atleta britannico. E poi Saminu per il Ghana in corsia numero 8 e Richardson per il Sudafrica in corsia numero 9. Altrimenti me lo cerco anche online. Yos, addirittura, dicono. Si dice Yos, Pietro? Hai tempo prima della partenza di questa gara di correggermi. Intanto vado al via della semifinale numero 3 dei 100 metri. Abbiamo citato tutti questi fortissimi atleti e ora siamo pronti a goderceli. Tra pochi istanti, dunque, sarà ancora una volta a sparo, ancora una volta a 100 metri,
alle Olimpiadi. Ah, addirittura con la G dura. Poi ti faccio vedere il sito online che dice che si pronuncia diversamente. Ah, Jux per ora dirò. Partiti. Semifinale numero 3 di 100 metri. Molto bene Thompson, molto bene Kerley. Sono loro due a vincere, 9,80 per Thompson. L'ha voluta mettere giù dura, ha spinto molto forte come è solito lui dall'inizio alla fine della gara. Si scambiano il 5, Kerley e Thompson. Non c'è stata sfida per gli altri. Richardson per il Sudafrica è terzo in 9,95. E allora De Graas è sembrato un po' fare... come dire, pretattica nel presentarsi come grande atleta in batteria. Per lui 9,98 e quinta posizione, sarà uno dei grandi nomi per la gara dei 200 metri perché è fuori dalle finali con questo piazzamento e con il quinto posto ufficiale della semifinale. Sunny Brown quarto 9,96, primato personale. Richardson 9,95. Jacobs è ufficialmente in finale alle Olimpiadi insieme a Richardson. Questi dovrebbero essere i due. Guardiamo nel dettaglio mentre abbiamo anche replay dalla metà gara circa. Si è guardato intorno Thompson quando ha visto che era nettamente in testa, aveva già un metro di vantaggio su tutti. Era Kerley il primo diretto avversario, per lui 9,84. Ed è significativo questo traguardo, ecco, questi due che hanno veramente scavato un margine notevole nei confronti degli avversari. Jacobs è salvo, Omaniala è uno di quelli che fa grandi cose nei meeting, ma nelle gare che contano spesso cede. Omaniala infatti è ottavo, come fa notare anche Pietro, con 10,08, davanti soltanto al thailandese Bonson, che ha fatto delle... notevolissime cose anche solo a entrare in semifinale. Gli 8 dei giochi olimpici, finale dei 100 metri, mentre con un po' di brivido riesce nel salto in alto la Patterson, la Oldie Slagers, scusatemi, a superare il 1,95 m. Abbiamo gli 8 dei 100 metri che sono Thompson, Seville, Lyles, Kerley, Simbine, Tebogo, Jacobs e Pednarek. Abbiamo tutti e tre gli americani, sono andati fortissimo soprattutto i giamaicani con Thompson e Seville. A me Seville è sembrato in estremo controllo tra questi, forse quello che ha vinto con più facilità. Stiamo a vedere se c'è veramente il problema della tensione in finale che potrebbe precludergli una medaglia. Lyles 9,83, Kelly 9,84, Simbine 9,87, Tebogo 9,91, Jacobs 9,92 e Bednarek 9,93. Se Jacobs si migliora dei 5 centesimi o anche 7 pronosticati, allora potrebbe arrivare dalle parti dei 9,85 e se ci sono controprestazioni da parte degli altri, ha una probabilità risicata ma ce l'ha di andare sul podio. Ed è la nostra speranza. Andiamo adesso dunque al salto in alto donne. Il 1,95 m è un bello stacco rispetto al 1,91 m precedente e sarà forse questa la misura dove molte atlete iniziano a pagare. Sono rimaste in 8 atlete per la precisione in gara in questo momento. Cristina Onsel fa errore a 1,95 m. Abbiamo 8 atlete perché al 1,91 m sono uscite di gara Gusin per la Grecia, Savashkan per la Turchia e Meniker per la Francia. E dunque abbiamo gli Slagers, Cunningham, Gerashenko, Maucic, Patterson che sta per saltare. Vediamo Patterson al 1,95 m e riesce, anche se balla un po' l'asticella, moderatamente soddisfatta Patterson che in questo momento si issa guagliando il season best in prima posizione per non aver fatto errori esattamente come Oli Slagers, ma ancora deve saltare Jaroslava Maucic. Osservazione importante fatta da Pietro: semifinale 3 con vento più 0,5, quindi quella di Jacobs è stata la semifinale con vento meno a favore. Sono molto interessanti i tuoi approfondimenti e aggiungi molto alla diretta. Quindi la prima ha avuto il vento più 0,7, la seconda vento nullo, la terza più 0,5.
Anche qua, regola indicativa, ogni metro a secondo di vento a favore si guadagnano anche 5 centesimi. Eccoci con Mauci che intanto nell'alto, molto 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 facile questo risultato, questo 1,95 m, e lei è una che potrebbe fare, senza preparazione, senza riscaldamento, 2 metri per quello che è il suo livello attuale. Quindi un metro di vento nei 100 metri vuol dire circa 5 centesimi. Avevano 0,5-0,7 gli altri, 2-3 centesimi, Jacobs già poteva valere intorno o sotto i 9,90, 9,89 se avesse avuto questo vantaggio. Quindi togliendo questi centesimi, togliendo i 5 centesimi di probabile miglioramento tra semifinale e finale, mentre anche Grashenko per l'Ucraina supera il 1,95 m, allora il podio non si fa così impossibile. Ma questo mi ricorda quasi un meme interno del nostro gruppo di allenamento a Livorno, di un atleta che sosteneva che migliorando e migliorando la condizione avrebbe potuto realizzare il record del mondo nei 200 metri, quindi evitiamo, come dire, di essere fin troppo ben, come pensare fin troppo in positivo, o insomma di mettere insieme delle spiegazioni di fantomatici miglioramenti. Certo è che Jacobs ha le concrete possibilità di buttare giù qualche centesimo rispetto alle semifinali. 9,85 sarebbe un grandissimo risultato per a tutti gli effetti la seconda miglior stagione di sempre dell'azzurro. Quindi calmiamoci un attimo, respiro, sono le 20:31 di questa quinta giornata, questa quarta giornata, ho perso il conto e ho appena realizzato che abbiamo altre 6 giornate olimpiche, oltre che la maratona femminile, di qui alla fine delle Olimpiadi, una giornata numero 4 che tra le altre gare ha anche il lancio del martello uomini. E adesso abbiamo Novischi che sta per lanciare, è il pettorale rosso di, credo, campione uscente. Il lancio di Novischi nel martello, intanto qua scrivo alto donne, Novischi fa intorno ai 77 metri. Il nostro focus, dunque, è alle saltatrici in alto. Ci sono stati buoni salti, abbiamo 2 compagini di riferimento, quella ucraina con Grashenko e soprattutto Maucic e quella australiana con Patterson e Odys Lagers. Questo che avete visto è il salto a 1,95 m, il secondo tentativo di Onsell, la tedesca, che rimane aggrappata alla competizione, in questo momento in sesta piazza. Mancano ancora Sadulayeva dell'Uzbekistan per il secondo tentativo e poi Kulishenko per Cipro per il terzo tentativo. Il martello uomini ovviamente me lo vedo in un'altra finestra, pronto a darvi degli aggiornamenti appena ci saranno delle grandi misure. Per ora Wojciech Nowicki 77,42 e il francese Chaussinant ha appena realizzato 78,99, quindi ci avviciniamo agli 80 metri che sono un po' la cartina tornasole in una gara di martello uomini. Sadulayeva per il salto in alto donne, per lei, e scusatemi se ho tarato male l'immagine, quindi non avete visto il momento in cui l'asticella è caduta, cercherò di farvelo vedere nel replay. Per lei, anzi no, perché sono già passate alle 800 donne, quindi in questo caso è la giuria internazionale che fa un po' di fatica. Dai, ce lo recuperiamo. Eccolo, il tentativo sbagliato di Sadulayeva. Eh sì, Pietro, la faccio tutte le sere perché tendo ad essere relativamente puntiglioso su queste cose. Forse rischio di compromettere la mia salute mentale, però quantomeno questa volta mi sono preso vacanza. Quindi questo per me è un periodo di vacanza in cui curo la mia salute, dopo l'operazione al tendine d'Achille, curo anche le dirette olimpiche. Allora, dicevo del salto in alto donne, dove con tutta probabilità, dopo l'ultimo tentativo di Sadulayeva, non me ne voglia l'Uzbeka, ma avremo forse 7 atlete al 1,98 m,
ce l'ha fatta al terzo tentativo anche Kulishenko per Cifro a superare questa quota, con le grandi favorite che sono sempre lì, Patterson, Lislagers, Maucic e Gerashenko, con Maucic che è semplicemente due spanne sopra le altre. Abbiamo anche le semifinali degli 800 metri donne. Ciao Anthony, grazie per essere passato qua in live. Quindi il salto in alto donne che tra poco inizierà a toccare le misure che contano, in particolare il 1,98 m. E adesso la prima delle semifinali degli 800 metri donne. Vado di corsa a leggere il nome delle partecipanti. Abbiamo Caldwell, Rosamilia, Yarigo, Meselé, Mora, Gill, Gaul Toppen e Cooper Gaspar, quelle che sono le protagoniste di questa prima semifinale degli 800 donne. Ci sono state delle relative sorprese nelle qualificazioni e anche nei turni di ripescaggio, etiopi che non sono riuscite a passare il turno, ugandesi, nomi relativamente importanti, insomma, che non sono acceduti in semifinale. Ce l'hanno fatta Hodgkinson, ce l'hanno fatta Gill per la Gran Bretagna, ce l'ha fatta anche Mary Mora per il Kenya, che è forse la più tosta rappresentante del continente africano per contendere il titolo ad una Hodgkinson che quest'anno però ha fatto veramente faville, arrivando molto vicina all'ormai annoso record del mondo e potendo forse anche battere il record olimpico di questa disciplina. Passaggio al primo giro di questa semifinale con Gaul Toppin per la Giamaica a condurre in 58-38 e poi Yarigo, Mora in terza piazza, Cooper Gaspar in quarta, Gill in quinta. Rispetto alle batterie, qua passano i primi due con due tempi di ripescaggio, quindi torniamo ai vecchi regolamenti. Ci stiamo avvicinando ai 200 metri finale, si stanno ricompattando le atlete, Gill all'esterno, ci sarà forse un po' di traffico soprattutto per l'etiope Meselé, che adesso vede la porta chiusa in faccia da parte di Mora, che è un po' più avanti, da parte di Gaul Toppin, inizia a perdere un po' Phoebe Gill a 150 dalla conclusione, trova incredibilmente spazio all'interno anche se deve fare un po' di fatica di spintoni. La etiope Meselé che adesso è in testa, Meselé, Mora e poi Gaul Toppin. Attenzione perché Mora non sembra poi così facile di azione, però vedete come va avanti bene. Mora vince in 1:57,87 davanti a Meselé e poi Cooper Gaspar in terza piazza, Gill in quarta. Queste possono ancora sperare di essere ripescate. È stata una gara veramente tosta e Mora è praticamente a quattro zampe carponi in questo momento, non per ingraziare la pista come abbiamo visto spesso fare atleti africani e come sta facendo tra parentesi Meselé, ma proprio per la stanchezza. Dunque Mary Mora con più fatica rispetto al previsto e con uno stile di corsa parecchio ingessato, era molto indietro, riesce comunque a vincere questa semifinale numero 1 degli 800 metri donne. Se le faccio vedere, mi arriva una multa Anthony, se ne faccio vedere e arrivano tre segnalazioni praticamente vengo squalificato, il canale si perde nell'etere e sarò costretto ad aprire un nuovo canale. Ma grazie alle meraviglie del passaparola e degli esperimenti dei miei compagni youtubici, so che se mostro meno di 4 secondi l'algoritmo fa fatica a riconoscere e quindi la prima fondamentale fase di essere beccati a mostrare immagini è più difficile da realizzarsi. Intanto Lislagers supera il 1,98 m. Poi ovviamente c'è ancora la possibilità di fare appello al diritto di fair use, quindi il fatto che stia manipolando abbastanza il contenuto di partenza, che stia raccontando tantissimo, ci stia mettendo tanto sopra e dunque in teoria potrei ancora salvarmi. Però vi dico, ho fatto un video qualche anno fa in cui mettevo a confronto le prestazioni di Bolt di Pechino 2008 e Berlino 2009 e nonostante avessi ancora una volta modificato pesantemente le immagini, aggiunto contenuto, il mio appello è stato rigettato e quindi purtroppo lì l'ammonizione l'ho presa. Si possono, ricevere fino a due ammonizioni in un anno, alla terza il canale viene chiuso, però appena vedo che iniziano a fioccare ammonizioni per un video,
allora quello che farò sarà mettere privati tutti gli altri, nella speranza che sia abbastanza vigile perché la polizia di YouTube non mi venga a prendere. È veramente un peccato questo, perché per altri campionati, per i campionati mondiali ad esempio, tutto questo non succede. C'è una corda leggermente meno stretta nei confronti di noi poveri piccoli creator. Quello che faccio è sicuramente non rubare briciole alle Olimpiadi, ma cercare di far passare un po' di, come dire, spirito di comunione atletica, se possiamo dire così. Quindi, quello che succederà, succederà, e per il resto l'importante è essere con voi a vivere queste Olimpiadi. Un'osservazione, Pietro: il peggior qualificato della finale, Bednarek, fa 9,93, mentre a Tokyo era bastato un 10 secondi. Se è per questo, Pietro, per accedere alla finale dei campionati mondiali di Doha, Tortu ha fatto 10,11, quindi c'è sicuramente una tendenza nei 100 metri uomini ad avere molti più atleti ai vertici, anche se il vertice-vertice è un po' spostato in avanti, cioè non è più il Bolt dei tempi d'oro. Questo è Katzberg, il vincitore dei campionati del mondo dello scorso anno, e qua fa un lancio semplicemente incredibile. Non avete visto perché l'immagine si è interrotta, ma il martello è dalle parti degli 83 metri, il che mi pone a tutti gli effetti a 0 punti nella mezzo scap per la misura di questo fortissimo atleta, perché pensavo facesse poco sopra gli 80. Il martello di Katzberg arriva forse a 84, una prestazione incredibile dunque dal lancio del martello uomini, esulta anche il suo entourage. Andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio. Ci sono tante gare in questo momento, c'è anche Maucic nell'alto, abbiamo tantissimo a cui pensare. Maucic tranquillamente sopra il metro e 98. Il martello vede Katzberg realizzare 84,12 metri, concorrenza per ora annientata, addirittura la bellezza di 6 metri scarsi sul primo dei inseguitori, Kokan per l'Ucraina. Come l'Ucraina è la nazione di Maucic, che in questo replay vedete praticamente 10 cm sopra l'asticella, quindi 1,98 m archiviato, ed è già dalle parti dei 2,05 m, anche solo se avessero alzato l'asticella mentre stava saltando. Quindi Maucic, che ha già le mani su la vittoria, come le mani sulla vittoria ce l'ha Katzberg nel martello uomini. Fatica invece in questo momento per Gerashenko, che butta giù l'asticella al metro e 98. Primo turno di lanci quasi concluso nel martello, manca solo Hummel per la Germania e Franceskakis per la Grecia. Fajdek è attualmente in terza piazza con 78,01, Winkler per gli Stati Uniti quarto con 77,92. Il salto in alto donne, che allora faccio vedere questa grafica, vede Maucic e Olli Slagers senza errori fino al 1,98 m, primi errori per Patterson e Gerashenko, Cunningham, Onsel, Kulichenko, queste le sette rimaste in gara, che hanno sbagliato il primo tentativo a questa quota. Tamberi non gareggia de P-Brotz, ovviamente non potrà gareggiare oggi perché la gara è quella del salto in alto femminile. Il problema è che è arrivata la notizia che abbia delle probabili coliche renali, e se la situazione è questa, le probabilità che riesca a partecipare alle qualificazioni sono minime. Quindi non è detto che non partecipi, c'è ancora un minimo possibilità, ma è molto risicata, e questo sarebbe veramente un peccato. Tamberi aveva annunciato che in caso di vittoria olimpica la sua carriera avrebbe, come dire, iniziato il viale del tramonto, si sarebbe probabilmente ritirato presto. Adesso, se veramente non può partecipare a queste Olimpiadi per colpa di questi problemi, forse la prolunga di qualche anno cercando l'impresa tra 4. Il problema è che ha già 30 anni, quindi 34 anni sono una signora età per un saltatore in alto, e lui che vive in maniera così a 360 gradi la preparazione, ha preparata in maniera incredibile questa Olimpiade, ha una percentuale di massa grassa veramente minima, ci teneva tantissimo,
e visto il parco partenti lo do e lo davo come grande favorito. Posso solo immaginarmi quanto in questo momento si senta abbattuto. Pronostico del martello Cup davi 83-64 e invece siamo già a 84 metri. La carriera di Tamberi riesce a sardinare a Pietro, ha vinto tutto quello che doveva vincere, olimpiadi, mondiali, mondiali indoor, europei, europei indoor. L'ultima cosa che poteva fare era vincere due olimpiadi nel salto in alto, che al maschile non era mai successo. Quindi questo forse è l'ultimo vero obiettivo di Jimbo Tamberi, ed è forse questo il motivo per il quale può decidere di prolungare la sua carriera se non riesce a raggiungerlo. Salto in alto che continua, ma adesso sta partendo anche la seconda delle semifinali degli 800 metri donne. E dunque andiamo agli 800 metri donne, abbiamo Kolberg, Kiprotich, Gajanova, Gemma Riki, attenzione per la Gran Bretagna, Lamoté per la Francia, Duguma per l'Etiopia, Maloney invece per le Isole Vergini e Whittaker per gli Stati Uniti. Queste le partenti, abbiamo errori che arrivano dalle strette di rincalzo del salto in alto donne e abbiamo la gara degli 800 metri donne, seconda semifinale, che sta per entrare nel vivo. Siamo a 300 metri dalla partenza in questo momento, passaggio in 42 secondi, sta andando forte, forse addirittura più forte della serie precedente, con Gemma Riki in prima esterna a controllare la situazione. Passa dunque in testa in questo momento al primo giro davanti a Duguma per l'Etiopia e poi Lamoté per la Francia, Whittaker per gli Stati Uniti, Maloney, Gajanova, Kiprotich e Kolberg. 56-7, un signor passaggio, e inizia la sfida soprattutto tra Riki e Duguma, Gran Bretagna ed Etiopia, un metro circa di ritardo per Lamoté e Whittaker, posizioni che rimangono più o meno cristallizzate in questo momento di gara. Riki sembra avere margine, forse un po' più fatica di Duguma, sta cercando in questo momento Lamoté, che è riuscita con carattere ad accedere alla semifinale ieri nei turni di ripescaggio, a chiudere il gap. Eccoci con gli ultimi 120 metri in questo momento, Maloney all'esterno, forse si è svegliata relativamente tardi, ancora con Duguma e Riki ai 60 dalla conclusione, 50 metri adesso, Riki in difficoltà. Questo potrebbe essere un bel colpo di scena. Duguma dunque a vincere, Riki che scivola troppo indietro e non andrà in finale per colpa di questo. Attenzione dunque, Gemma Riki ha provato a fare la gara in controllo, ma nel finale ha perso. Ha perso inesorabilmente, e questa fatica l'ha portata al di fuori della finale degli 800 metri donne. La situazione, a detta dei risultati ufficiali, vede Duguma 1:57:47, Maloney sale addirittura al secondo posto con quel recupero iniziato forse un pochino troppo tardi, però estremamente prorompente, con 1:57:59 record nazionali. Nazionali sono comunque dei grandi tempi in questa gara di 800 metri donne. Whittaker col primato personale è terza in 1:57:76, poi Lamoté 1:57:78. Enrichi 1:58:01. Non grazie a te, però per la tua domanda. Sono contento di rispondere. Quindi un replay degli ultimi metri di 800 metri donne con il recupero di Maloney. Una gara su ritmi notevoli. Siamo ancora leggermente più veloci della prima delle semifinali. Quindi in questo momento sono della partita per la finale Whittaker e Lamoté, che ha fatto veramente tanta fatica in queste Olimpiadi con i vari turni e il turno in più per il ripescaggio. Quindi dovrebbe essere Lamoté. Mi sono confuso forse perché l'atleta ripescata era forse la francese Bourguin. Ma a parte questo dettaglio, abbiamo delle semifinali in cui si corre veramente forte e dobbiamo ancora aspettare l'ultima, dove ci godremo la presenza di Kelly Hodgkinson, quest'anno ad 1:54:61, principale avversaria Nia Akins per gli Stati Uniti. Torniamo adesso al salto in alto, perché c'è Vashti Cunningham a rischio eliminazione al 1:98. Sono rimaste soltanto in due a non aver fatto errori,
perché udite udite, la grande sorpresa è che tutte le altre 5 atlete in gara sono al terzo tentativo, quindi sarà un o la va o la spacca da questo momento in poi, andiamocelo a godere. Ed è purtroppo eliminata la prima di queste, Vashti Cunningham, tocca ad Elena Eliena Kolichenko per Cipro da saltare, cercare di superare questa quota. Poi avremo Eleanor Patterson, Cristina Onsel per la Germania e Irina Gerashenko per l'Ucraina. Quindi la sfida Maucic-Olislagers già la sapevamo, però rischia di essere una sfida a due un pochino prima del previsto. Inizia il turno di Kolichenko, che ha la possibilità di chiedere la partecipazione del pubblico. L'atleta di Cipro, che sta per partire con la rincorsa, ve la faccio vedere proprio al momento giusto, gli ultimi metri, e poi anche per lei purtroppo niente da fare, ha forse un po' forzato l'azione e non ha riuscito a convertire la velocità cinetica, la velocità, insomma, l'energia cinetica verso l'alto, motivo per il quale niente da fare anche per lei, un salto che forse non sarebbe valso nemmeno il 1,95 m. Al momento è molto importante questo 1,98, perché se veramente tutte queste atlete vengono eliminate, il podio si è deciso al 1,95 m, e a questo punto potrebbe essere un pari tra Gerashenko e Patterson, quindi un podio condiviso tra loro due. Avremo 4 atlete sul podio con 2 bronzi, perché sia Gerashenko che Patterson hanno fatto 3 salti buoni al 1,86 m, 1,91 m, 1,95 m. Arriva anche l'errore di Onsel, quindi abbiamo soltanto Patterson, Saduyaleva e Gerashenko ancora. Per me la possibilità di vedere cosa succede anche nel lancio del martello uomini, dove siamo nel corso del secondo turno di lanci, dove Kokan per l'Ucraina si è issato attualmente a 79,39 in seconda posizione sempre, però hanno alzato la posta in gioco anche Henriksen per la Norvegia, 79,18, e Alas per l'Ungheria, 78,84, quindi Pavel Fajdek fuori dal podio e Nowicki settimo. Polonia ancora in difficoltà nel lancio del martello uomini. È il turno di Patterson intanto, l'apprensione della squadra australiana. Patterson, già medaglie mondiali, anche mondiali indoor, questo 1,98 che, anche se più bello rispetto alle altre atlete, è errore pure per lei. Dunque attenzione, Patterson, per rimanere aggrappata alla possibilità di medaglia, non è sicuramente soddisfatta di aver saltato soltanto 1,95, deve aspettare Irina Gerashenko, che sta appunto per saltare tra pochi istanti. E vedremo se sarà una medaglia condivisa o se la sorpresa la farà l'usbeka Saduyaleva, che ancora deve presentarsi in pedana per il suo ultimo tentativo al 1,98 m. Abbiamo anche la possibilità di vedere cosa vivremo tra poco, perché vi ricordo che abbiamo ancora una semifinale di 800 metri donne, quindi attenzione alla Hodgkinson tra qualche minuto. Alle 9:10 abbiamo i 1500 metri uomini. Arriva l'errore di Gerashenko, quindi Patterson, Gerashenko, Cunningham, Onsel fuori, manca solo Saduyaleva, e c'è adesso il martello maschile con Katzberg, la sua rotazione velocissima, forse fuori dal cono, è andato di poco fuori dal cono il lancio di Katzberg, ma era sempre dalle parti degli 84 metri, quindi purtroppo nullo. Il martello ha ruotato troppo. Katzberg è veramente straripante in questa finale del martello uomini. Hodgkinson, forte e graziosa, Anthony. Vediamo, siamo degli intenditori, diciamo così. Saduyaleva, il 1,98 m per questa atleta, che potrebbe fare lo scherzetto a Olislagers e Patterson per il terzo posto nella gara di salto in alto donne. Quindi ha già eguagliato il season best col 1,95 m. Vediamo la sua prova. Sbagliato,
ha sbagliato, un po' tergiversato poco prima dello stacco e forse questo è stato fatale per lei. Quindi la situazione si è cristallizzata, si abbracciano fra loro Patterson e Gerashenko perché entrambe salgono sul podio in terza piazza. Quindi abbiamo due bandiere ucraine e due bandiere australiane sul podio del salto in alto femminile e dobbiamo solo decidere chi sarà prima tra Maučić e Elise Lagers, fanno pari Patterson e Gerashenko. Questa è la situazione dal salto in alto donne. Aspettiamo insomma quest'ultima semifinale dei gli 800 metri donne che tarda ad arrivare o sono io che me la sono dimenticata? No, penso che tardi ad arrivare. Non penso che abbiano corso senza che me ne sia accorto. Deve ancora partire appunto la semifinale numero 3. Adesso c'è un focus che magari può spostarsi verso il martello. Abbiamo Hummel, Angelina Topic si mangia le mani, poteva esserci lei sul podio, Paolo. Sì, anche considerato che queste misure le ha fatte tranquillamente, pur con la caviglia che aveva nelle qualificazioni. Hummel, quindi la Germania, martello maschile, lancia l'attrezzo poco oltre i 75 metri, dovrebbe essere, esatto, avevo visto correttamente. Il martello maschile in questo momento ha quasi tutti gli atleti che hanno realizzato due di tre lanci prima dello sbarramento dei primi otto e Novischi è aggrappato proprio per pochi centimetri a questo obiettivo. Novischi che è, se non sbaglio, il campione uscente, già classe 89 certo, però campione olimpico due volte, argento mondiale, Fajdek e Novischi sono stati per anni i punti di riferimento nel lancio del martello e adesso abbiamo un po' sorpresa il Canada sugli scudi con questo Kasperg che è uscito quasi dal nulla per i non addetti ai lavori e adesso fa addirittura 84,12. L'ultima semifinale di 800 metri donne parte in questo momento e dunque ci giostriamo anche con questa ulteriore competizione. Tre le gare in questo momento in corsa, salto in alto, lancio del martello e adesso la terza semifinale degli 800 donne con Burguan, Almanza, Odira per il Kenya, Hollingsworth per l'Australia, Hodgkinson per la Gran Bretagna, Senko Diso per il Sudafrica, Aikins per gli Stati Uniti, che è una delle favorite insieme alla britannica, e Peillot per la Svizzera. Hodgkinson e Aikins in questo momento in testa, siamo intorno ai 250 metri dal via, e anzi Peillot, scusatemi, davanti a Aikins che si vede un po' la strada sbarrata, preferisce rimanere nella pancia del gruppo anche se un po' all'esterno per poter eventualmente recuperare. È una semifinale sul ritmo leggermente più lento rispetto a quelle precedenti, passaggio in 57 e 47 con Hodgkinson che fa la voce grossa, pronta ad accelerare ulteriormente con una progressione per le altre forse irresistibile nell'ultima parte di gara. In seconda piazza si è piazzata adesso Rosé Marie Almanza per Cuba e poi sempre Peillot che adesso però inizia a perdere molto, quindi la Svizzera salgono sulle altre, sale su ad esempio la sudafricana Senko Diso, sale anche la Aikins per gli Stati Uniti sempre davanti e questa è l'unica certezza, Kili Hodgkinson a 200 metri dalla conclusione, quella sua progressione che potrebbe portare l'atleta a correre intorno all'1,58 e dunque forse nessuna ripescata da questa semifinale ed è importante allora il gap che si sta scavando tra le altre Hodgkinson e Senko Diso, quindi che si assicurano il posto in finale. Attenzione al recupero forse troppo tardivo di Nia Aikins ed è così, vince in 1,56,86 Hodgkinson e questo vuol dire aver fatto una volata notevole. Negli 800 metri è molto difficile mantenere la velocità nell'ultima parte e lei l'ha addirittura aumentata. Senko Diso è seconda con 1,57,57 e invece dalle altre semifinali che arrivano le ripescate perché non ce la fanno Nia Aikins 1,58,20 e Lilian Odira 1,58,53 nonostante il primato personale per la keniana. Almanza quinta con 1,58,73 calata nell'ultima parte di gara, Burguan 1,59,62, Hollingsworth 2,01,51 e Peillot circa 2,03.
In finale ci vanno rispettivamente per la Francia Lamothe e per gli Stati Uniti Whittaker. E quindi questi sono gli 800 metri. Ci muoviamo subito nel salto in alto, anche se fa fatica la diretta. Scusatemi se non si è visto per niente un'immagine fluida. Comunque errore da parte di Odys Lagers ai metri 2. Siamo ai 2 metri nella gara di salto in alto donne e la sfida è una sfida a due tra Australia e Ucraina. Aspettiamo la risposta da parte della Maucic. La caratteristica di Odys Lagers che è che dopo ogni salto scrive le sue emozioni e sensazioni in un diario. Lei che ha anche una forte fede religiosa e un carattere tutto particolare, quasi di altri tempi. Invece Maucic è molto più convenzionale, diciamo al di fuori della pedana, e le meraviglie le fa quando deve presentarsi in pedana per saltare, come è successo qualche tempo fa, 2 metri e 10, record del mondo. Molto bello anche questo 2 metri, molto dinamica la sua parabola sull'asticella, e quindi Maucic mette in chiaro a questo punto la sua superiorità non solo nei confronti delle altre, tranne l'Odys Lagers, ma anche nei confronti di Odys Lagers. Ancora questo replay, no niente, non si può vedere, purtroppo c'è difficoltà. Comunque fidatevi che ci sono questi 6 cm ancora di margine in questo momento sull'asticella, così, tranquillamente, per la fortissima Ucraina. Vi do il riassunto degli 800 metri femminili e quella che sarà la composizione della finale. Abbiamo Mary Mora che parteciperà alla finale, forse se riesco a darvi il summary. Ecco, Hodkinson, Duguma, Secco di So, Maloney, Whittaker, Lamothe, Mora e Meselé. Queste le 8 che prenderanno il via nella finale degli 800 metri donne, che vedremo se non sbaglio domani, ma mi correggerete nel caso. Si passa subito al secondo tentativo di Odys Lagers nel salto in alto donne. Scusatemi ancora una volta, ho fatto male i conti. Comunque un altro errore da parte dell'australiana, quasi una maledizione che non mi permette di farla vedere correttamente. Torniamo con il replay. Ah, e questa giuria, questa regia che continua a cambiare inquadratura. Comunque sembrava da quei pochi frame che ho visto che avesse preso una buona elevazione, ma che non avesse centrato correttamente la parabola sull'asticella, e per questo motivo ha buttato giù l'asticella con i polpacci. Quindi un solo ultimo tentativo ai 2 metri per Odys Lagers prima di consegnare così quasi d'ufficio, potremmo dire, la vittoria a Maucic in questa gara del salto in alto femminile. È arrivato intanto un buon lancio che lambisce la fettuccia degli 80 metri per Benz Alas, atleta ungherese, 79-97, attualmente in seconda posizione del martello, l'unico sopra gli 80, e di tanto, si parla di 84 metri, è Katzberg per il Canada. Quindi siamo di concorsi in questo momento, questa quarta serata delle Olimpiadi. Tra poco avremo anche le semifinali dei 1500 metri uomini con Pietro Arese, Osama Meslek e Federico Riva. Quest'ultimi due hanno fatto vedere grandi cose anche nel turno di ripescaggio. E Arese tra questi, anche perché ha un giorno in più di riposo, ha le maggiori possibilità di andare in finale, ma non è detto che sia finita anche per gli altri due, perché viviamo veramente un periodo d'oro per i 1500 italiani. Ingebrigtsen vorrà vincere a tutti i costi. Ha avuto vero difficoltà quest'anno, però ci sono state difficoltà anche per Kerr, per i britannici, quindi direi che 60% vince Ingebrigtsen e 40% la maledizione di un altro atleta che spunta dal nulla e lo batte potrebbe ripresentarsi. L'ultimo tentativo di Odys Lagers ai 2 metri, ed è un 2 metri bellissimo, ha trovato finalmente la quadra, festeggia l'allenatore, una bellissima prova da parte della australiana, e festeggiano tutti gli appassionati di atletica, perché vuol dire che avremo una sfida che si prolunga, e questo per avere l'adrenalina alta sarà importante anche per Maucic, in quanto avere un'avversaria che la stuzzica fino
alle soglie dei 2,05 metri, posso immaginare 2,06 metri, credo, posso immaginarmi. Oli Slagers potrebbe fare 2,02 metri e se in stato di grazia 2,04 metri potrebbe anche aiutarla. E ovviamente per lo spettacolo, quindi molto bene questo 2 metri di Oli Slagers. E adesso abbiamo Fajdek nel martello uomini, 78,01 per ora, è scivolato dopo il secondo turno di lanci oltre la terza posizione, oltre al podio. Un buon lancio però questo da parte di Fajdek, ma siamo sempre lì, siamo intorno ai 79 metri, quindi non certo quello che si sarebbe aspettato. Non è nemmeno così in là con l'età per un martellista Fajdek. Vizzoni, ad esempio, per l'Italia ha difeso con merito i colori azzurri fino a oltre i 40 anni. C'è un altro martellista quarantenne che continua a vincere titoli italiani, che è Marco Lingua. Purtroppo non ci sono abbastanza ricambi per la nostra nazionale, quindi non abbiamo avuto nessun iscritto nemmeno nelle qualificazioni nella gara del martello uomini. Perciò per ora ci godiamo grandissimi risultati a livello internazionale, soprattutto da parte di Katzberg. E per quanto riguarda invece la sempre il continente americano, oppure Rudy Winkler per gli Stati Uniti, che attualmente è sesto con 77,92, ma che ha fatto vedere grandi cose negli scorsi campionati mondiali, soprattutto quelli dell'Oregon del 2022. Lancia un po' storto, dovrebbe comunque essere nel cono, no, appena fuori, ma era comunque 76 metri, quindi un nullo per forza di cose da parte di Winkler, che è un po' sconsolato. Certo, parteciperà, se tutto continua secondo i piani, nei tre lanci, ai tre lanci di finale, ma senza attualmente posizioni, occupare la posizione del podio. Dovrà cercare di migliorarsi appunto negli ultimi tentativi possibili. Vedo, mentre Odi Slagers parla a se stessa, è pronta ai 2,02 metri nel salto in alto, gli atleti dei 1500 metri uomini che fanno gli allunghi. Mancano veramente pochi istanti a goderci i tre azzurri, saranno due le semifinali, dunque per forza di cose una semifinale con più di un azzurro. Odi Slager che prende la scena in maniera molto carismatica in questa fase della serata olimpica, ed era un buon 2,02, purtroppo ha lambito l'asticella e per questo l'asticella è caduta, ma ha comunque dimostrato di poterlo fare, ecco, magari al terzo tentativo come la misura precedente. Katzberg, questo è il suo terzo lancio, ed è ancora buonissimo, forse 83 metri, ribadito insomma il netto, la netta superiorità nei confronti degli avversari. C'è anche la spada, il fioretto sulla Rai, quindi una delle poche volte in cui mi frego le mani per avere un vantaggio un vantaggio effettivo per chi vuole godere l'atletica leggera. No, niente, è nullo per Katzberg rispetto a chi segue sull'emittente nazionale. Vabbè, Mauro, Luca, speriamo che l'Italia vinca nel fioretto a squadre, se non sbaglio, contro gli Stati Uniti, ma se volete seguire l'atletica leggera, allora ci sono qua per voi, diciamo così, ma l'importante insomma è commentare. Abbiamo insieme. Arriva il primo errore di Maučić. Ah, grazie Luca per l'informazione. Rai Sport ci dà l'atletica leggera. Ah, e non va bene il fioretto, questo è purtroppo una cattiva notizia. Mi aspettavo che avremmo annichilito le americane. Ok, ok, cerchiamo di recuperare anche in questa gara, in questa disciplina, ma c'è veramente troppo a cui pensare, non posso rivolgere le mie attenzioni in questo momento ad altro che non sia l'atletica leggera. Sta per partire la prima semifinale dei 1500 metri uomini, una semifinale che vede al via Pietro Arese e Federico Riva, mi sembra di vedere da lontano, una semifinale che però dal punto di vista internazionale ha il ben più quotato Jakob Ingebrigtsen, quindi attenzione perché è una semifinale parecchio importante. Sono i primi sei senza ripescaggi ad accedere alla finale.
dei 1500 metri uomini. Arese verrebbe avvantaggiato da una gara, come dire, sul buon ritmo, come lo stesso Ingebrigtsen potrebbe imprimere. E Riva invece ha forse più completezza, eccolo qua, inquadrato a sinistra. Dal punto di vista tattico potrebbe far bene praticamente in molte situazioni tattiche, quindi per lui c'è solo l'incognita della fatica di aver corso ieri il primato personale, tra l'altro, nel turno di ripescaggio. Guardiamocelo il nostro Pietruzzo Arese, proprio accanto a Ingebrigtsen, con gli atleti che contano. Pietro questo giugno ha vinto la medaglia di bronzo, finalmente una medaglia individuale europea, ai campionati europei di Roma. Ecco che viene presentato anche Ingebrigtsen. Vi vado a leggere quelli che sono gli iscritti ufficiali. Sono Komen per il Kenya, un cognome da molti fasti dell'atletica, anche se questo è Brian Komen, 3:28:80 di primato personale. Farken per la Germania, Kerr per la Gran Bretagna, già campione del mondo, Mills ancora Gran Bretagna, Ingebrigtsen, Arese, Girma per l'Etiopia, Oker per gli Stati Uniti, Riva, Nielsen per l'Olanda, Nader per il Portogallo e Cheruiyot. Quindi c'è anche la vecchia volpe, fortissimo Cheruiyot, per il Kenya. Cheruiyot, Ingebrigtsen, i due nomi più importanti. Parte in niente da fare, tornano dietro la linea. Sta per partire questa prima semifinale. È il Giappone, Pietro. Grazie mille per l'informazione, perché evidentemente non ho abbastanza preparazione al di fuori dell'atletica. Daniela, grazie per essere qui. Siamo quasi pronti a vivere sta semifinale dei 1500 metri uomini, con occhi puntati anche alla finale del martello e alla finale del salto in alto. Partono in questo momento, e lo scrivo anche qua sopra, semifinali 1500 metri uomini. La serie di Ingebrigtsen, la serie di Cheruiyot, ma per i colori azzurri soprattutto la serie di Federico Riva e la serie di Pietro Arese. Dopo una partenza brillante passano 100 metri e iniziano un po' a studiarsi gli atleti, mentre scusatemi che c'è un raduno di motociclisti che passa di fianco alla strada, per qualche motivo succede anche in Germania. Quindi una gara che si è subito addormentata, considerato che non ci sono tempi di ripescaggio in queste semifinali, passano semplicemente i primi sei ed è attualmente il keniano Komen in testa, o almeno lo è stato fino al passaggio ai tre giri della conclusione. Adesso siamo subito con Kerr, quindi Ingebrigtsen, che adesso spunta fuori, Kerr, Girma, Oker, Cheruiyot, Komen. Pietro Arese è dato in ottava posizione ai 400 metri e Riva in decima. C'è anche il salto in alto con Olli Slagers, che sbaglia il secondo salto ai 2,02 metri. Ingebrigtsen, dopo un primo giro interlocutorio, la butta subito lì su un buon ritmo, un ritmo importante. Deve riadattarsi Pietro Arese e Federico Riva. Pietro riesce in questo momento a prendere le code del gruppo che conta, ci riesce adesso con un po' di fatica anche Federico. Vi ricordo appunto che ieri Federico ha dovuto correre anche il turno di ripescaggio. Il passaggio a questo 800 metri dal via sarà fondamentale per capire quanto effettivamente abbia aumentato il ritmo. Jakob Ingebrigtsen era 1:01 al primo 400, 1:57 al secondo, quindi 56 secondi 400 metri, è un giro da record del mondo praticamente. Pietro Arese è messo molto bene, attualmente in settima piazza, mentre Riva in undicesima, quindi devono comunque cercare di risalire per cercare di cullare il sonno della finale. Siamo attualmente a 600 metri dalla conclusione, Ingebrigtsen in testa, Kerr in seconda piazza, atleti che hanno dato fuoco e fiamme anche agli scorsi campionati mondiali. Poi in terza posizione abbiamo Oker, sembra, per il Stati Uniti d'America, e poi i keniani Cheruiyot e Komen. Sta cercando di salire su anche l'olandese Nielsen. Pietro Arese cerca di resistere, ma forse è un po' chiuso all'interno dai due keniani. Sale adesso anche Federico Riva, la campana dell'ultimo giro che suona.
I 1200 metri corsi in 2:52,4 da parte di Ingebrigtsen, che non accenna a rallentare in questa semifinale corsa. Parte un giro su ritmi fortissimi, si staccano in tre dunque, Ingebrigtsen davanti, poi Kerr, poi Oker per gli Stati Uniti. Arese sta perdendo un po' in questo momento, sta lottando come un leone ma sta scappando la possibilità della finale, perché davanti abbiamo ad esempio il portoghese Nader e l'olandese Nielsen. Vediamo il rettilineo finale, la necessità di fare una grande volata per agguantare questo sogno. I denti che mostra digrignandoli, Pietrarese sta risalendo, forse ce la fa, forse ce la fa. È nei primi sei, Pietrarese per la finale olimpica. Pietrarese, purtroppo un po' più indietro Riva. Arese è sesto, la finale agguantata con una bella volata finale, con una grande prova di forza e di volontà da parte del nostro Pietro Arese in finale olimpica, e il tempo non è per niente da buttare. 3 minuti e 33 secondi e 0,3, a meno di un secondo dal primato personale, quello che Pietruzzo ha dovuto fare per raggiungere l'obiettivo che può valere una carriera. La finale olimpica insieme a Jakob Ingebrigtsen, Josh Kerr, a Cole Hooker, a Brian Coman, a Stefan Nielsen, che ha stupito col primato personale. Questi sono per ora i partecipanti alla finale olimpica. Eliminata in questo momento gli Slagers, arriva un'altra medaglia, arriva una medaglia d'oro, è l'Ucraina Maucic che si va a prendere come da pronostico l'oro olimpico nel salto in alto, adesso deciderà quanto mettere, a quanto mettere l'asticella. Intanto felicità per Arese, in questo momento intanto l'Italia è avanti di 2 punti sul Giappone nella scherma, grazie Thomas per darmi questa informazione, ovviamente non posso seguire, voi magari vorrete fare un po' di zapping, informatevi, nutritemi di Olimpiade. Abbiamo tante input, tante informazioni che arrivano tutte allo stesso momento, abbiamo la vittoria di Maucic nel salto in alto, abbiamo Arese che accede alla finale nei 1500 metri, non ce la fa Federico Riva, ma per lui correre di nuovo a 3:35 a 2 secondi dal primato personale realizzato ieri è tantissima roba. Ha battuto tra gli altri gente come Reinhold Kipkorir Cheruiyot, che era sicuramente molto più blasonato e favorito di lui. 3:35,32 per il keniano Mills, 3:37,12 Girma, 3:40,27 anche se Hermias Girma, quindi non la Mecha Girma, comunque un forte etiope. E dunque direi un ottimo risultato già da questa prima semifinale dei 1500, aspettando la seconda con Osama Meslek. Questo replay dell'ultimo rettilineo, guardate come dire, lo sforzo di Pietro Arese per cercare di assicurarsi con successo questa partecipazione alla finale olimpica, batte di circa 3 decimi Robert Farken per la Germania. Io a questo punto, beh, non è che sia cambiato molto in termini di pronostici, Ingebrigtsen e Kerr erano e sono i favoritissimi. Certo, Cheruiyot me lo aspettavo più avanti, anche se ha avuto una stagione un po' così, ma ecco il motivo per il quale questi keniani, che hanno tutti cognomi uguali, mi hanno confuso. Non è Timothy Cheruiyot, bensì Reinhold Kipkorir Cheruiyot. Il Cheruiyot più forte è nella seconda delle semifinali, quindi potremo ancora avere un Cheruiyot sul podio a queste Olimpiadi. Allora, vi do già la composizione della seconda semifinale, aspettandola. Sarà intorno alle 21:20, quindi circa 2 minuti. Cheruiyot, Kessler, Filiberti, Botu, La Ross per l'Olanda, Tefera per l'Etiopia, Nuguse, Gurley, Doyle, Essay, Meslek, Nordas per la Norvegia e Abs per la Francia, sperando di pronunciare correttamente questo nome. Una semifinale che sulla carta dovrebbe essere più facile rispetto a quella precedente, dunque per Meslek forse la possibilità di qualificarsi. In questo momento Fajdek nel martello maschile alza un po' la posta in gioco, fa 78,80 anche se rimane in quinta piazza per pochi centimetri. Il Giappone allunga intanto nella scherma, dimmi anche quante riprese mancano alla fine della partita. Potrebbe essere della partita, del match, della sfida, per poter comunque
cercare di seguire anche per quanto mi riguarda questo match per loro. Ma mancano veramente pochi istanti anche alla seconda semifinale dei 1500 metri, mentre nel salto in alto donne un dettaglio che mi ero dimenticato di citare è che Jaroslava Maučić aveva fatto due errori ai 2.02 prima che Nicola Olislagers si arrendesse a questa quota. Quindi se Jaroslava Maučić vuole fare il grande salto, la gran misura per queste Olimpiadi, dovrebbe essere 2.06, se non sbaglio, il record olimpico, allora ha un solo tentativo, ma lo scopriremo tra poco. Probabilmente le verrà dato tutto il tempo di aspettare anche questa semifinale numero 2 dei 1500 metri. Grazie Thomas, abbiamo quindi altri 3 round nella scherma, e dimmi anche quanti punti di vantaggio ha il Giappone sull'Italia in questo momento. Beh, vi ricordo che in un'altra delle gare a squadre l'Italia ha battuto la Francia avendo al sesto round circa 3 punti di vantaggio sull'Italia, tutti recuperati da una delle nostre azzurre, quindi insomma si può ancora sperare, anche se ovviamente la scherma è molto lontana dal territorio che mi compete. Forse riesco a dire qualcosa più di sensato nel raccontare questa semifinale numero 2 dei 1500 metri che parte, vediamo se riescono a farlo, in questo momento. Quindi seconda semifinale del 1005 per l'Italia. Osama Meslek, partiti di Gran Lena, Timothy Cheruiyot in mezzo al gruppo in questo momento. 30-28, Pietro, dai, sta per iniziare il settimo round, grazie per l'informazione. 1500 metri uomini che, seguendo un canovaccio molto simile rispetto alla prima delle semifinali, rallentano un po' dopo un avvio molto forte, anche se il ritmo è comunque sostenuto, pur se tutto questo lag, sto video che fa un po' a scatti, non mi permette di vedere poi così correttamente. Abbiamo Nuguse per gli Stati Uniti in testa in questo momento, la seconda posizione che dovrebbe essere del britannico Gurley, e metà gruppo occupata da Osama Meslek. La batteria, la semifinale anzi, è chiusa da Nordas, atleta norvegese, se non sbaglio allenato dal padre di Ingebrigtsen. Quindi una gara un po' anticlimatica quella del salto in alto donne. Avete appena visto l'ultimo errore di Jaroslava Maučić, la gara la vince in 2 metri e netti addirittura, perché aveva fatto due errori a 2.02 metri. Quindi sì, alla faccia della gara anticlimatica, 2 metri per vincere il salto in alto donne, gara netta fino a quel momento, poi due errori a 2.02 metri, ha vinto il confronto con Olislagers, che aveva fatto 2 metri al terzo tentativo, e poi nulla di fatto. Almeno 2.04 metri me lo sarei aspettato per l'Ucraina, e quindi tutti quelli che hanno scommesso 2.07, 2.10 per la vincitrice di queste Olimpiadi, purtroppo sono, come dire, con un pugno di mosche. Ecco, anche per lo spettacolo sarebbe stato bello vedere qualcosa di più per la fresca detentrice del record del mondo, 2.10 metri, ma sono solo 2 i metri che lo hanno portato Jaroslava Maučić ad agguantare questa medaglia d'oro olimpica, medaglia d'oro che non aveva vinto a Tokyo 2021, quando era ancora un'atleta russa, Maria Lasiskienie, a prendersi con sorpresa ma con merito questo risultato, a suggellare una carriera straordinaria. Infortunio della fiorettista al fiorettista Bianchi nella scherma, Pietro, informazione importante e terribile. Ma torniamo ai 1500 metri uomini, abbiamo ancora un giro in questo momento, la conclusione della gara. Davanti abbiamo gli Stati Uniti, in fondo al gruppo Osama Meslek, si fa dura per la qualificazione. Il passaggio ai 1200 metri che avviene in questo momento, Nuguse per gli Stati Uniti, Gurley per la Gran Bretagna, Kessler, Tefera, Arcs, La Rossa per l'Olanda, l'ultimo di quelli che per ora è qualificato, Essay per il Marocco, Filiberti Botu per il Canada, molto indietro anche Nordas con Meslek, c'è grande bagarre in questo momento nelle posizioni di rincalzo, quelle che contano per accedere in finale. Si è tolto fuori da questa bagarre, Nuguse ancora in testa praticamente per tutta la gara, Gurley sembra fare un po' di fatica e quindi potrebbe essere insidiato nel rettilineo finale, e quindi attenzione, c'è anche l'altro americano Kessler.
Ecco il tentativo di rimonta da parte di Meslek, forse un po' tardivo, peccato perché ha reagito molto bene in quest'ultimo tentellino Meslek. Vince gli Stati Uniti con Noguse, Kessler recupera fino alla seconda piazza, Gorlie comunque terzo, la Ross dovrebbe essere quarto, Cheruiyot quinto, Nordas invece recupero l'ha fatto, arriva in sesta posizione con tutta probabilità, quindi anche lui qualificato alla finale olimpica. Dunque una gara molto tirata, la vittoria va addirittura in 3:31:72, quindi Noguse ha fatto tutto da solo, ha fatto un ottimo risultato. Cheruiyot sembra più stanco di quanto avrebbe dovuto essere, quantomeno nei giorni migliori. Osama Meslek, nonostante tutto, ha fatto un signor tempo, ecco, non era a caso essere in fondo al gruppo, si trattava di una gara su ritmi folli. 3:32:77, il tempo ufficiale di Osama, che si issa in questo momento al terzo posto italiano di tutti i tempi, superando in questo botta e risposta spettacolare Federico Riva. Abbiamo tre alfieri del mezzo fondo azzurro che fanno vedere grandi cose. Rivediamo anche questo tentativo di recupero di Osama Meslek che si chiude purtroppo in ottava posizione. 3:32:77 davanti a solo Di Napoli, della era d'oro anni 80-90 del mezzofondo italiano, e ovviamente il record italiano realizzato qualche mese fa da Pietro Arese. Dunque direi azzurri che sono usciti a testa alta nel caso di Riva e di Meslek nei 1500 metri, e si sono qualificati ancor più a testa alta per quanto riguarda Pietro Arese nella prima delle semifinali. Sono, per quanto mi riguarda, estremamente soddisfatto dei risultati di questa gara, e adesso che il salto in alto è finito un pochino prima rispetto al previsto, abbiamo il lancio del martello uomini con Novischi impegnato in questo momento, poco prima di entrare in mood 100 metri, la finale che chiuderà questa giornata delle Olimpiadi. Novischi non è certo molto contento, io intanto scrivo qua sopra finale martello uomini. Novici che dovrebbe aver toccato il bordo della pedana e per questo dovrebbe aver realizzato un lancio nullo. Quindi, brevissimamente, guardo la situazione del martello con Katzberg che è stato registrato alla fine l'82-28 del secondo tentativo, inizialmente dato per nullo, comunque in testa di ben 4 metri su Alas, ancora secondo con 79-97, poi Kokan, Polacchi, Fajdek e Novischi fuori dalla finale. Ok, ragazzi, sono contento di seguire anche tramite voi il fioretto a squadre. Peccato però per questi problemi e questi intoppi. Vi do anche quelli che sono la composizione ufficiale della finale del 1500 metri uomini, con Noguse, Kessler, Gorlie, La Ross, Cheruiyot, Nordals, Ingebrigtsen, Kerr, Essay, Oker, Komen, Nielsen. Meslek non ce la fa, purtroppo è il primo... no, scusatemi, perché anche Essay non ce la fa, questo PB mi ha confuso. Quindi è il secondo degli esclusi, e c'è anche Pietro Arese con 3:33:03 ed entra di diritto a far parte dei magnifici 12 che si giocheranno, credo tra due giorni, il titolo olimpico dei 1500 metri uomini. Un martello che vede una competizione intanto praticamente annichilita dal lancio di Katzberg, e c'è solo la possibilità per sorprese, a meno di avere sorprese veramente incredibili, diciamo così, di recuperi per il podio sia di Novischi che di Fajdek, ma per loro manca soltanto l'ultimo tentativo per tentare di farcela. Le atlete del salto in alto donne sono a far la foto con salto sul materasso dell'alto, e quindi circa una quindicina di minuti per avere il verdetto conclusivo del martello uomini, e poi abbiamo i 100 metri uomini. 31:32 in questo momento Thomas, e siamo forse anche all'ultimo round? Ditemelo, perché sono qua in trepidazione, ma forse, raga, facciamo così. Siccome non è che siamo tanto in momento concitato nella tattica leggera, c'è solo il martello ma sembra tutto piuttosto calmo,
Posso anche farvi vedere un pochino di scherma, che ne dite? Cambiamo sport, cambiamo argomento per questi 2-3 minuti. Intanto ho sempre come la grafica per seguire il martello maschile e dirvi che Eriksen ha fatto 76-11, non migliorandosi, essendo sempre ai piedi del podio, occupato dall'ucraino Kokan. Quindi mi seguo anche con voi un po' di fioretto, purtroppo è il momento forse in cui Matsuyama per il Giappone fa punti e si avvantaggia nei confronti dell'Italia. Quindi niente, sono arrivato forse troppo tardi per poter sognare. Grazie Pietro, l'informazione per la quale sono aggiornato sul fatto che siamo ancora al settimo round per il motivo del medical break di Bianchi. Posso immaginarmi come stia affrontando questo set, questo round, meglio a dire Bianchi, che comunque sta lottando come un leone, perché vedo che sono 4-4. Il martello uomini dell'atletica leggera intanto vede gli ultimi tre lanci del quinto turno con Kokan, Alas e Katzberg, e poi andremo al sesto. Abbiamo circa una ventina di minuti prima della finale dei 100 metri uomini, quindi 21:50, scrivo qua sopra, finale 100 metri uomini. Arrivano punti importanti intanto da parte del fioretto. Mi sa che è proprio la reazione del leone questa. L'Italia ha solo un punto di ritardo in questo momento. Forse sono 21:45, vado a controllare meglio l'orario. 21:50, ho detto correttamente. Istruitemi sul fioretto, ragazzi, devo fare un corso accelerato. Vedo che viene dato punto a Bianchi e quindi Italia e Giappone sono pari 34-34 in questo momento. Già. Martello, uomini, Kokan, 76-53. Attualmente mantiene il 79-39 per il suo terzo posto, una ventina di centimetri davanti a Eriksen. Fajdek invece è un metro abbondante di ritardo. Alas sarà il prossimo a lanciare e poi Ethan Katzberg. Non c'è altro in queste Olimpiadi nell'atletica leggera da vedere, è il motivo per il quale ho un occhio al fioretto. Abbiamo ovviamente la finale dei 100 metri uomini, ma per quella dovremo aspettare circa una ventina di minuti. Ma va bene così, Luca. L'Olimpiade è questa, no? Vedere sport a cui non siamo abituati. Quindi magari mentre guardiamo il fioretto, per stemperare un po' l'attenzione, vi do anche informazioni sulla successiva finale dei 100 metri uomini, pur se il Giappone in questo momento si porta 35-34. La corsia di Jacobs nei 100 metri uomini, come vedete qua, è la numero 9, quindi è il dover essere acceduto alla finale con il ripescaggio lo ha portato un pochino fuori dalle corsie calde, quelle dei probabili favoriti. In centro abbiamo Thompson in 4, Simbine in 5, Seville in 6 e Lyles in 7. Anche se Thibaut in 8 è un ottimo traino e un ottimo punto di riferimento. Gli americani, eccettuato Lyles, sono tutti all'interno, Bednarek in corsia 2 e Kerley in corsia 3. Pietro, mi istruisci sul fioretto, Marini è numero 1 del ranking, ma a queste Olimpiadi sta combattendo abbastanza male, forse la tensione all'esordio olimpico, è quello che abbiamo appena visto. Adesso abbiamo il penultimo round, Fokoni contro Nagano, non vi posso dire quelli che sono nei dettagli tutte le differenze fra i tipi di spada nella scherma, so solo che il fioretto ha possibilità di compiere solo con la punta, è lì dove si vede anche il sensore elettrico che parte quando si tocca il busto dell'atleta, questo almeno lo conosco. E l'Italia con Nagano contro Fokoni inizia a perdere punti, purtroppo siamo 34-37, è partito fortissimo il giapponese, si risistema l'elmo l'azzurro e se non sbaglio nelle gare a squadre 45 è il punteggio massimo, abbiamo ancora due round da 2 minuti. Sfida fra due riserve, dice. È che mi sembra che in questo momento l'inerzia sia dalla parte dei giapponesi.
anche dalla convinzione con il quale parte con i suoi affondi Nagano, attualmente sulla destra dello schermo. Sono tanti nulla di fatto, rischia di tirarsi un po' lunga questa gara, quindi io l'occhio al martello lo devo per forza dare. Nullo per Katzberg al quinto tentativo. Stanno cominciando adesso gli ultimi lanci del martello. Appena andiamo dalle parti di Novisky passo a raccontarvi anche questa gara. Vedo che il Giappone rischia di allungare fin troppo. Siamo a 4 punti di vantaggio in questo momento. Cala un po' la mia passione per la scherma, scusatemi se faccio un po' la banderuola, però effettivamente questa live è a tema atletica leggera e quindi torno in questo momento a raccontarvi il lancio del martello uomini, ma qualsiasi aggiornamento in chat è ben accetto. Butta via quest'ultimo lancio il francese Chossinant. 77-38 rimane la sua miglior prestazione, saluta il pubblico francese e di conseguenza ciò vale per lui l'ottava piazza. Tocca adesso a Novisky. Il martello non piace un granché, Pietro. Il martello è una filosofia di vita, possiamo dire. Poi c'è questa strana attrazione che non è sempre, come dire, certa, però tra i mezzofondisti e i lanciatori. Continuo a sostenere, quantomeno apprezzo i lanciatori, forse perché sono l'estremo opposto rispetto a quello che è la mia visione dello sport, o quantomeno il modo in cui io approccio lo sport. Come lo vedo Lucasito per la finale? Paolo, ecco una domanda interessante per quanto riguarda l'atletica di 400 metri maschili. Sito potrebbe accedere in finale con probabilità piuttosto ridotta, però potrebbe accedervi. Novisky intanto è sicuramente fuori dalla lotta per il podio, per lui una grande delusione, soltanto 75-92 questo turno, però quello che per me sarebbe importante per Sito è migliorare il record italiano, in prospettiva anche anni futuri, dare iniezione di fiducia e la certezza di essere un altro dei talenti della nazionale dei talenti, come oggi lo hanno dimostrato sia Simonelli sia Furlani. Quindi io mi immagino un Sito che proprio non ci riesce per poco, che però riesce a fare forse un 44,6. L'ultimo round della scherma è partito, si chiede il miracolo a Marini, quindi il giapponese ha aggredito così tanto l'italiano da aver chiuso praticamente in anticipo il penultimo round della gara squadre del Fioretto. Che peccato. Mi direte voi quanto recuperi così clamorosi e leggendari sono frequenti o non frequenti nella scherma olimpica. Il lancio di Winkler, anch'esso non riesce a migliorarsi. Winkler annulla la sua misura, per lui il 77-92 del primo turno di lanci, altro che annulla, in realtà proprio si sbilancia in pedana. Il 77-92 di Winkler al primo turno gli vale la sesta posizione. Winkler negli scorsi anni era riuscito a issarsi fino, no, insomma, due posizioni nei primi otto ai mondiali, una nei primi otto alle Olimpiadi, non è ancora riuscito a prendersi medaglie nei grandi campionati. E adesso un altro nome che potrebbe regalarci sorprese, ovvero Pavel Fajdek. Nur, parlando della vicina finale dei 100 metri uomini, credo nel fatto che Jacobs non si sia impegnato del tutto, sotto i 9,90 tipo 9,88 lo può fare se va al massimo. Si stava parlando di questo poco dopo le semifinali, si diceva che 9,85 fosse il teoretico limite massimo di Jacobs nella giornata di oggi, e poi c'era un dettaglio che Pietro Ploner, intanto questo lancio di Fajdek, aveva fatto notare. Fajdek, no, niente, nemmeno per lui è podio. Il dettaglio è che la semifinale di Jacobs fosse quella con vento nullo, mentre le altre semifinali avevano un leggero vento a favore, che forse ha voluto dire 2 o 3 centesimi. Quindi anche solo con lo stesso vento delle altre semifinali, oltre a quella di Jacobs, 9,89 l'avrebbe forse già fatto, perché mezzo metro di vento a favore già 2 o 3 centesimi te lo può regalare. E poi, comunque, anche a me dà l'impressione Jacobs di poter sempre migliorare. Sai, Jacobs viene da 2 anni
di infortuni, di acciacchi, e lui è un atleta in generale piuttosto fragile, e quindi in questo caso è importante anche trovare la sicurezza del gesto per poter andare al 100%. Pensate ad esempio come Johan Blake, che ha vinto campionati del mondo, quello acclamoroso con il ritiro di Usain Bolt, ad esempio per falsa partenza, e è arrivato così dal battere Bolt con record del mondo sui 200 metri, ma poi dopo i numerosi infortuni, anche se magari aveva il corpo che funzionava al 100%, la sicurezza a livello mentale di spingere, di essere fluido, non l'ha più avuta. Quindi è veramente difficile ritrovare le alchimie, i giusti equilibri dopo anni difficili. Jacobs è comunque il secondo miglior Jacobs dopo Tokyo 2021, e ogni gara quest'anno ha dimostrato di fare un piccolo passo in avanti. Lo ha fatto con i campionati europei, arrivando primo a ridosso dei 10 secondi, lo ha fatto ad un meeting poco prima di queste Olimpiadi, la gara dove ha realizzato 9,92, dove Ali invece aveva fatto 9,96, e l'ho fatto in semifinale a queste Olimpiadi. Quindi io ci credo sicuramente su un Jacobs sotto i 9,90, anche vicino ai 9,85. Ultimi tre lanci nel martello, niente da fare per nessuno di quelli che puntava al podio. Una gara che è stata, come vi dicevo, ammazzata da Katzberg sul nascere col suo 84,12. Kokan per l'Ucraina, attualmente terzo, è dalle parti del 79,39 del suo miglior risultato, fa però 79,24 e dunque è attualmente ancora in terza posizione. Non si è corso sulla pista di Tokyo, Pietro, dopo le Olimpiadi, perché l'atletica leggera ha veramente difficoltà ad avere un sistema di organizzazione di gare decente. La Diamond League è un circuito parecchio chiuso, quindi è molto difficile subentrare ad altre città, ad altri stadi, oltre a quelli che sono già presenti. Tokyo non ce l'ha fatta, ma a Tokyo correremo nel 2025 con i campionati mondiali. Quindi non abbiamo corso per i grandi campionati o le grandi gare internazionali, ma sono sicuro che qualche campionato giapponese ce l'hanno fatto, perché è veramente un peccato sprecare una pista del genere. Per dirvi, costano milioni di euro queste piste, anche quella di Parigi, quella che ci ha regalato tra le altre cose il record olimpico sui 10.000 metri. Il secondo del martello, Alas, per l'Ungheria, lancia e il martello arriva dalle parti degli 80 metri, ancora però senza impensierire Katzberg. Intanto 79,82 per Alas, 79,97 come miglior misura. Vediamo cosa vorrà fare Katzberg adesso che, d'altra parte, mancava solo l'ufficialità, è campione olimpico. Quindi Katzberg vince la gara per il Canada del lancio del martello uomini. Intanto Pietro ci dà l'aggiornamento che il Giappone ha preso il largo dopo che ho lasciato la diretta video del fioretto maschile, più 8, quindi niente da fare. Non arriverà un oro dalla formazione azzurra nella giornata di oggi alle Olimpiadi, se però non ci aggrappiamo all'ultima speranza, la speranza di Marcel Jacobs. Certo, difficilotto, però stiamo a vedere. Giuseppe, piacere vederti qua. L'ottima misura di Katzberg, che potrà cercare di migliorare ulteriormente. Questo Katzberg, che chiede l'aiuto del pubblico con la clap, che è salito agli onori della ribalta soltanto nella scorsa stagione come fortissimo pretendente di lancio nel martello. Una disciplina che ha visto un avvicendamento al vertice. Non sono più i polacchi ad essere fortissimi, stanno arrivando molti esponenti di altre realtà, di altri continenti. Non ce la fa a rimanere in pedana Katzberg, quindi è un nulla di fatto anche quest'ultimo tentativo, ma rimane questo valore assoluto di 84,12. Katzberg, che comunque di primato personale ha un qualcosina di più, in quanto sto fortissimo canadese aveva realizzato 84,38 il 20 aprile 2024 in Kenya, allo stadio Nyayo di Nairobi. Ora è finita
la gara del fioretto a squadre maschile, medaglia d'oro per il Giappone. Kasberg abbraccia il suo entourage canadese. Sono finite parecchie cose in questi ultimi minuti. Il salto in alto donne, tra l'altro, ha avuto questo un po' anticlimatico 2 metri soltanto da parte di Maucic. Le posizioni sono state quelle che ci aspettavamo, ma le misure sono state diverse. Anche il lancio del martello ha avuto il vincitore che ci aspettavamo, con una grande misura, ma una gara che è stata soltanto questione di pochi minuti. Meno, come dire, noiosa dal punto di vista degli stravolgimenti al vertice, invece la semifinale dei 1500 metri uomini, dove Pietro Arese è riuscito a superare il turno insieme a Ingebrigtsen. Sono comportati benissimo anche gli altri due azzurri, Meslek, lui comprimato personale, e Federico Riva. E l'ultimissima cosa, appunto, che ci rimane per oggi è seguire la gara dei 100 metri uomini, pochi minuti alla finale. Certo, è finita il tempo delle scommesse, della mezzo scap, però potete ancora scrivere qua sotto quelli che sono secondo voi, nella chat, quelli che sono secondo voi i favoriti, quello che sarà secondo voi il tempo del vincitore. Io rimango dell'idea che per vincere basti fare qualcosa intorno ai 9,79, quindi che non ci siano tutti questi miglioramenti rispetto alle semifinali. Sto Siviglia ha corso veramente forte, forse non sono più portato a dire che sarà Kerley con tutta questa grande competizione a vincere i 100 metri, ma allora chi può essere? Continua a non dare tutta questa ruolo di favorito a Thompson, forse è un mio limite mentale, ma non mi pare quello stile di corsa che possa permettere di migliorare poi così tanto. Jacobs ha secondo me una probabilità intorno al 15-20% di andare a prendersi una medaglia, che sarebbe per lui una gran consacrazione di quel grande atleta che è, perché dopo anni di difficoltà, di infortuni e cambio di guida tecnica, vincere un'altra medaglia nei 100 metri può fugare dubbi non solo in Italia, dove ovviamente Jacobs è considerato un grande campione, ma soprattutto all'estero. Ad esempio negli Stati Uniti Lyles continua a sostenere che Jacobs sia un parvenu, uno che ha vinto per caso. Ecco, dobbiamo dimostrargli che non è così. Non penso nemmeno che sia così difficile una prospettiva in cui Lyles esce dal podio per via della grandissima concorrenza e Jacobs riesce anche a superare l'americano. Chissà, può veramente succedere di tutto in questa finale dei 100 metri uomini. Comunque, nonostante le mie impressioni personali, come continua a sostenere Valtteri Runner, almeno a livello oggettivo Thompson è favorito. Il vento dice conterà molto, per il tempo finale ovviamente. Ci sono atleti, magari quelli un pochino più leggeri, Jacobs è più leggero ad esempio di un Thompson, che potrebbero avere una situazione più vantaggiosa nel caso di vento alle spalle. Insomma, sono più sensibili al vento e quindi riescono ad avere un maggiore vantaggio nel caso in cui il vento sia dietro, oppure perdere di più nel caso il vento sia contrario. Secondo Pietro è Lyles? Secondo me no. Intanto gioco di luci, una cosa che ormai è praticamente d'obbligo per quella che è la gara più importante delle Olimpiadi. Siamo pronti a vivere la finale dei 100 metri uomini. E io torno a quella che è grafica ufficiale della start list di questo evento. Dalla corsia 2 alla corsia 9 Jacobs sarà in corsia esterna, Bednarek, Kerley, Thompson, Simbine, Seville, Lyles, Tebogo e appunto il nostro azzurro, che dovrebbe essere, se non sbaglio, anche il primo ad uscire. Vediamo da questa porta d'ingresso. No, aspetta, Bednarek, ma si è coordinato male con lo speaker di questa competizione. Una caratteristica importante, un dettaglio importante che Matteo, ciao intanto, grazie per esserti collegato in live, ci fa notare, è che Jacobs è in effetti l'unico europeo presente. Quindi tutti i proclami, i tuoni degli inglesi, dei britannici che pensavano di fare fuoco e fiamme non si sono realizzati, in quanto appunto l'unico europeo presente è il nostro azzurro, Marcel Jacobs. Continuano a entrare gli atleti, questo è Akani Simbine.
uno di quelli che in maniera molto sorniona, certo, riesce a gestire in maniera eccelsa la tensione nella partenza di una finale olimpica. E adesso c'è pure Tebogo, atleta del Botswana, che fa capo in realtà ai college americani, un atleta che ha un estremo talento, sia sui 100 che sui 200 metri, cresciuto moltissimo negli ultimi anni. La Giamaica con il favorito Thompson, guardate che muscolatura pesante, prorompente, relativamente poco longilineo rispetto ad altri, è comunque un gigante, non me ne vogliate, ma il profilo dello sprinter di successo è più simile sulla carta a un Kerley e un Lyles. Quindi abbiamo, come dire, una filosofia, un approccio alla gara leggermente diverso e uno stile di corsa leggermente diverso. Spero di riuscire a prendere ufficialmente la sta. Ecco, guardate Lyles. Lyles è veramente un pazzo. Lyles è un pazzo, inizia a saltare a destra e a sinistra, a caricarsi in un modo che potrei definire il Tamberi alla seconda. Quindi, e invece la differenza proprio di stile, di reazione al grande evento di Marcel Jacobs, molto più posato, si vede tutta l'emozione tradita dietro quel sorriso. Un Marcel che potrebbe, opporre a Lyles uno stile diverso, non solo sulla pista ma anche al di fuori, come vivere questa finale dei 100 metri uomini. Atleti che si mettono dietro dietro i blocchi, mancano ormai pochissimi minuti. Vado qua, questa è la grafica di World Athletics che mi permetterà di seguire più correttamente la gara, se riesco. Questa, la start list dei 100 metri uomini, qua vedete i primati personali, i primati stagionali di tutti questi atleti. Ciao, mangio anch'io, Tania Catenazzo. Thomas spera che Jacob si ripeta con una medaglia dopo Tokyo, lo spero anch'io. Due africani, un europeo, tre nordamericani e due caraibici. Siamo pronti, attenzione, sale la finale dei 100 metri uomini. Vi ricordo che Jacobs è in corsia numero 9, quindi forse un po' tagliato dall'azione più importante, anche se avrà comunque Tebogo, che è un signor atleta, in corsia numero 8. Le corsie più interessanti sono ovviamente quelle più interne, la 7 con Lyles, la 6 con Seville, la 4 con Thompson, forse Simbine, che comunque ha impressionato molto in semifinale, pagherà un po' su questi super atleti, o forse sarà il contrario. È una delle semifinali più incerte, una delle finali più incerte degli ultimi anni delle Olimpiadi. Attenzione anche all'interno con Bednarek in corsia numero 2 e Kerley in corsia numero 3. Siamo pronti, siamo entrati nel clima della finale olimpica dei 100 metri. Seville assomiglia tantissimo a Bolt in questo primo piano. Kerley e Bednarek, Lyles, le telecamere che indugiano tutti questi grandissimi atleti e protagonisti. Lyles che continua a parlare col pubblico e con se stesso, è sempre un atleta molto appariscente. E adesso però dovrà dimostrare di essere più forte non solo nel 200, dove è lo strafavorito della gara, ma anche in questi 100 metri alle Olimpiadi. Ciao Tolo Tolo! Siamo pronti a vivere la finale dei 100 metri. Seville fa l'occhiolino alla telecamera e lo starter tarda a dare il segnale di mettersi sui blocchi. Ed io, se la gara non parte tra pochi istanti, inizio a pagarla questa tensione. Me lo immagino soltanto quella che potrebbe essere la tensione vissuta dagli atleti al via. Tanta America, tanti Stati Uniti e un solo europeo, Marcel Jacobs, in corsia numero 9. C'è qualche ritardo nel programma, dovevano partire alle 21:50. Atleti che sono tenuti a questo punto forse un po' troppo dietro ai blocchi, rischiano di perdere un po' la brillantezza dell'azione al momento del via. Forse per motivi puramente drammatici li tengono qui, forse un altro difetto dell'organizzazione che ieri ha un po' compromesso la gara del lancio del peso, del getto del peso, dove Fabbri per poco non ha preso il podio.
Che cosa sta succedendo, ragazzi? Perché? Ecco, finalmente li stanno chiamando sui blocchi. O è solo Simbine che sta agitando le gambe? Ci siamo! Stanno per salire sui blocchi. Gli otto della finale olimpica. Bednarek, Kerley, Thompson, Simbine, Seville, Lyles, Tebogo e in corsia numero 9, Marcel Jacobs. Ad affrontare questi fortissimi pretendenti alla sua medaglia d'oro, alle sue Olimpiadi. Pochi istanti e comincia la gara. Gara partita in questo momento, buona partenza da parte di Jacobs, ma attenzione soprattutto alle corsie centrali con Thompson, molto bene, viene su Lyles, Jacobs per una medaglia, niente da fare purtroppo. La vittoria va a Thompson, come da pronostico, il tempo del vincitore 9.78, un vento notevole alle spalle, più 1.0, Jacobs sembrava intorno alla metà gara di poter arrivare al podio, invece forse per lui soltanto la quinta posizione, ma il tempo sembra essere notevolissimo, sono arrivati tutti molto vicini, Lyles forse terzo, forse addirittura fuori, americani che sono un po' tagliati fuori, ho visto invece molto bene, anche se con la coda dell'occhio un buon Akani Simbine e forse anche Seville, per Lyles arriva la medaglia, Lyles è contento, arriva la medaglia, no! Attenzione, a sorpresa viene dato Lyles come vincente, contro quello che avevo visto, Lyles vincente, Thompson secondo, Kerley terzo, Simbine quarto, Jacobs quinto col 9.85 atteso, attenzione perché non mi convince questo traguardo, attenzione perché forse questa convinzione non ce l'ha nemmeno Thompson che guarda un po' spazientito la telecamera. Riguardiamoci questa gara perché sono veramente curioso di capire come sia veramente arrivato Thompson e Lyles. Jacobs non credo che sia già finito, Giancarlo Beniamino. Arrivare al 9.85 è una gran cosa dopo anni difficili. Ancora la possibilità di fare grandi cose, ad esempio a un prossimo campionato mondiale. Intanto viene dato per ora Lyles secondo, Lyles primo, Thompson secondo, Kerley terzo, Simbine quarto, Jacobs quinto, Tebogo sesto, Bednarek settimo e Seville ottavo. Con Kerley comunque che guanta il podio, salvando la mia previsione del mezzo scap. Jacobs, attenzione! Jacobs in questo momento si tocca la coscia, una coscia visibilmente fasciata, quindi tornano problemi e questo potrebbe essere forse per noi un cattivo segno per quanto riguarda la staffetta 4% azzurra. Voglio rivedere questa gara però, perché Lyles è contento di questa vittoria ed io però avevo visto davanti quasi palesemente un Thompson. Me la rivedo direttamente così. Un attimo. La riprendo dal sito della televisione tedesca. Ce la osserviamo metro per metro. Vi faccio vedere le immagini appena possibili. Allora. Situazione dopo i primi 20-30 metri di gara. Abbiamo un buon Bednarek in corsia numero 2, un Lyles che è palesemente molto indietro, molto più avanti Thompson, Jacobs che era partito intorno alla quinta, sesta posizione, ma poi ha avuto un'ottima fase in questa fase di gara per cercare di venire su. In questo momento Jacobs sembrava quasi poter agguantare il podio. Abbiamo un Thompson in testa in questa fase di gara e un Lyles che inizia il suo recupero. Iniziano a perdere invece Bednarek in corsia numero 3 e anche Simbine. Poi nell'ultima fase di gara abbiamo avuto il recupero di Lyles. No, in questo momento è evidente, da questo, guardando con una mente più fresca, il successo in recupero di Lyles su Thompson, quindi una gara che ha dato grandi emozioni. Lyles è ufficialmente il campione olimpico e mi scuso se non gli ho dato tutto l'enfasi che meritava con questa vittoria, e dunque Lyles vince i 100 metri alle Olimpiadi secondo Thompson e Jacobs che fa 9.85, un ottimo tempo. Però purtroppo il toccarsi la coscia dopo la fine della gara ed evidentemente i problemi fisici che riaffiorano, il podio che viene agguantato anche da Kerley che si cinge della bandiera americana, 9.81 fa il paio con Lyles in questo terzetto che è per due terzi statunitense. Allora,
Grazie Bob per i complimenti. Leggo i vostri commenti, do un parere a caldo, un po' meno a caldo rispetto a quello precedente, e poi vi do appuntamento alle prossime giornate, perché commenterò le Olimpiadi di qua fino alla fine, fino all'ultimo giorno, almeno in pista, il 10 per quanto riguarda le ultime gare, la staffetta 4%, sperando di riavere ancora Jacobs, e il giorno successivo, la mattina, se sarà possibile, la maratona femminile. Risultato ufficiale: 9,79 Lyles primato, 9,79 Thompson, 9,81 Kerley, 9,82 Simbine con record nazionale, Jacobs 9,85, Tebogo 9,86, Benrerek 9,88 e Seville 9,81. Kerley ha fatto 108 di tempo di reazione, mentre si sono praticamente equivalsi per tutta la gara Thompson e Lyles, almeno per quanto riguarda tempo di reazione più gara, mentre l'impostazione è stata completamente diversa con l'americano, che ha recuperato come gli è solito per via delle magagne nella fase di accelerazione. Leggo tutti i vostri commenti, vi ricordo della vittoria di Maučić, della vittoria di Katzberg nel martello. Allora, Lyles vince con personale meritato, photo finish chiaro, l'alieno deve essere lui, però quando ha problemi fisici e andamento ne è molto dura, non ci vuole coraggio a capire le cose. Stai dicendo ovviamente di Jacobs, quando dicevo che può ancora fare grandi cose. Certo, grandi cose mettendole in una prospettiva realistica. Comunque Jacobs è arrivato a 4 centesimi dal bronzo, quindi insomma poteva essere ancora bronzo per defiance di altri o per qualcosina in più di uno, qualcosina in meno di altro. Non ce l'ha fatta e abbiamo visto ancora una volta che ci sono stati questi piccoli problemi. Tra l'altro, ancora prima di chiudere, questa analisi fornita dall'informatica del Comitato Olimpico è estremamente importante. Vede che Thompson ai 60 metri aveva addirittura un mezzo metro di vantaggio su Kerley, e Lyles era ancora in terza posizione. Jacobs qua inizia a perdere purtroppo nella fase finale di gara e quindi perde anche la possibilità del podio. Lyles completa il suo recupero concretizzandolo a partire dai 70 metri. Quindi, allora, tempo di reazione si era già detto, partenza fantastica di Jacobs, è tornato il Jacobs del primo agosto con qualche anno in più, è già tanto avere un italiano tra i top 10 al mondo nei 100 metri. Un'altra cosa molto importante, perché anche qui la memoria è corta, il primo italiano in una finale olimpica è stato Jacobs, e quindi ha ripetuto questa impresa con il quinto posto. Non dimentichiamo che la disciplina è sempre stata dominata da giamaicani americani. E poi, ok, Giancarlo, comunque ci siamo capiti. Applausi per Jacobs, che ci ha provato a prendere un bronzo. E applausi per voi, che avete avuto, avete dato la fiducia per seguire insieme questa giornata olimpica. Quindi, appuntamento domani sera alle 7. È stato un piacere avervi qua. E ciao atleti, io sono in mezzo fondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.